fatti se ricevi. Se l'NBA lo volesse subito, mi sembra che sia una soluzione non auspicabile. Questo ragazzo non è pronto per affrontare l'NBA, credo che abbia bisogno come minimo di un paio d'anni in Italia e in Europa per potersi confrontare, poter giocare in particolare. Quindi non credo che sarebbe una buona soluzione quello di andare via. Grazie a Gilberto Benetton, le ultime notizie danno Bullera in formazione, anche se ha un problema influenzale ancora da risolvere, recuperato a pieno invece Siskauskas, informazione completa invece l'FSP, da te Danilo. Bene, grazie dunque a Pietro Colnago, abbiamo visto anche l'emozione di Gilberto Benetton prima di questa gara, sui giovani talenti, ne abbiamo parlato anche ieri perché c'era Larry Bird ad osservare Andriuskevičius e altri giocatori, l'Orbe, che magari anche gli italiani, su Bargnani invece l'opinione di Riccardo Pittis? Ma non può che essere positiva, innanzitutto per le sue incredibili innate qualità cestistiche. E poi soprattutto ha una caratteristica che in pochi hanno, un'intelligenza comune, non normale diciamo, è un ragazzo molto, molto intelligente, quindi sa benissimo quello che vuole e sa benissimo, come diceva giustamente Gilberto, che andare nell'NBA l'anno prossimo sarebbe un grossissimo errore. Lui deve crescere qua in Europa, deve giocare in Italia, deve conquistarsi minuti in campo e non devono essergli regalati, cosa che Messina comunque normalmente fa. E di conseguenza dopo questo primo passo potrà pensare all'NBA. La cosa che mi conforta è che comunque lui sa benissimo tutte queste cose. Bene, noi andiamo rapidamente a vedere adesso due partite che sono già iniziate, che ci interessano molto da vicino, Maccabi Cibone e AEK Procom. Soprattutto AEK Procom è una partita da seguire con estrema attenzione. L'AEK è praticamente obbligato a vincere per mantenere le proprie speranze di qualificazione, per continuare dunque la sua avventura e approdare anche nei quarti contro il Procom, che non ha ancora vittorie in queste top 16. Però guardate la situazione, 23-22, il Procom per il momento è in partita. Non diciamo niente perché non dimentichiamo che sarebbe un bel regalino per la Benetton di Treviso questa eventuale vittoria del Procom. È chiaro che chiediamo anche una cosa molto difficile, l'AEK sa benissimo quanto sia importante per il suo futuro questa partita, di conseguenza difficilmente giocando in casa si potrà lasciare sfuggire un'occasione del genere, però sai, le partite durano 40 minuti, la palla è rotonda come diceva Bosco, quindi vediamo come andrà a finire. E tra l'altro abbiamo visto che anche il Cibona, che sembrava tagliato fuori, è riuscito proprio ai danni del Montepaschi a giocare qualche brutto scherzo, quindi queste squadre comunque riescono magari anche a lottare fino alla fine. Nei pronostici si dà per scontata la vittoria dell'AEK, che non può assolutamente commettere un passo falso in questa serata, però è una partita che seguiremo con molta attenzione. L'altra partita che si sta giocando proprio tra Maccabi e Cibona. Il Maccabi è già qualificato, non ha problemi di sorta. Il Cibona con l'ultima vittoria si è aperto una speranza veramente molto molto debole. Attualmente il punteggio è 34-25 per il Maccabi. Il Cibona è praticamente obbligato a vincere questa partita e a vincere anche la prossima, e forse potrebbe non bastare. L'impresa sembra disperata, però seguiremo anche comunque la partita, certo, sempre per dare un'occhiata al Maccabi, che è una squadra che seguiremo molto a lungo anche quest'anno. Esatto, sicuramente a seguire il Maccabi non ci si annoia, già si sono viste due o tre schiacciate interessanti, quindi vedremo anche come affronterà la prossima partita contro il Montepaschi, che sappiamo essere chiave per Siena. Assolutamente. Bene, adesso è il momento delle nostre dirette. Vi ricordo, adesso su Sky Sport 2 seguiremo la partita della Benetton contro l'Efes, invece Barcellona-Scavolini, praticamente lo spareggio per continuare in Europa, su Sky Sport 3, sempre in diretta, sta proprio per partire in questo istante. Buone partite, noi saremo qui su Sky Sport 2 per comunque raccontarvi altro nell'intervallo e nel dopo partita. A dopo. Amici di Sky Sport, benvenuti da Flavio Tranquillo al Palau Blaugrana. È il momento della verità per Scavolini e Barcellona. Per la quarta volta le due squadre si ritrovano in questa Eurolega, ma questa è la volta con la V maiuscola. Chi vince va ai playoff, chi perde è fuori dopo una cavalcata abbastanza pazza
da una parte e dall'altra, 40 minuti per decidere, 40 minuti di grande fascino che noi vivremo assieme a coach Dan Peterson. Flavio, buonasera, buonasera a tutti. Ovviamente la definizione di questa partita è che non c'è domani. Scavolini teoricamente magari con CSK la settimana prossima, ma meglio non fare i conti in tasca a nessuno, meglio giocare la partita questa sera. I tre arbitri della gara, Gasperen, Jovcic e Gondas, il quintetto per la Scavolini con Penn Smith, Milic, Res e Archibald mettono dalla panchina, come sempre è avvenuto praticamente nell'ultima serie di vittorie di Pesaro. C'è Ilievski con De La Fuente e Davis nel quintetto di Manolo Flores per il Barcellona, oltre ovviamente a due nostre vecchie conoscenze e soprattutto vecchie conoscenze di coach Marco Crespi, Dejan Bodiroga, Gregor Fuchs. Gregor Fuchs e Dejan Bodiroga, ma Marco Crespi è andato questa sera con un quintetto, e forse il quintetto più atletico che può mettere in campo. Non c'è un giocatore lento in campo per la Scavolini, per il suo ruolo, diciamo. Teoricamente Archibald, ma Archibald si muove bene per un lungo. Da un punto di vista psicologico, preparazione della gara per Pesaro, dobbiamo sentire il pallone più leggero degli altri perché abbiamo meno pressione, dobbiamo avere energia e curare i dettagli. Poi c'è tutta la parte tecnica della preparazione che ovviamente approfondiremo durante questi 40 appassionati minuti. Res per Davis, Milic per Bodiroga, Penn per Ilievski, Archibald per Fuchka e Smith per Della Fuente. Negli accoppiamenti difensivi della Scavolini, Archibald sul cambio prende Bodiroga, ultimi 3 secondi dell'azione, ricezione dentro di Fuchka contro Milic, uno dei tanti incroci nel destino di questa partita. Due nativi di Krani, una piccola città della Slovenia. Fuchka 7 agosto 71, Milic 7 maggio 77. Nei numeri, nella presenza del 7, c'è tutto il caso che vuole questi due giocatori, grandi amici, assieme anche ieri sera avversari per un solo posto nei playoff dell'Eurolega. Bella ricezione di David Davis che sbaglia da sotto, tocca due volte Scuni Penn, subito una chiave per il Barcellona che vuole dare palla sotto al ferro ai suoi lunghi. Sotto il ferro e Davis però ha mangiato un rigore notevole. La ricezione per Milic, l'uscita per Charlie Smith, reduce dalla grande prova in campionato contro Achim Amio, il motion offense di Crespi, l'ottima uscita di Smith che va indietro con le spalle, il tiro esce corto e non è la prima volta che succede al Ragno ex Udinese. C'è grande tensione in questa partita con le due squadre che ancora non hanno rotto il ghiaccio, uno basso, uno dei giochi più utilizzati dal Barcellona, possibile per mandare in post basso Fuchka o Bodiroga, qui serve invece per Della Fuente che sorprende un po' Charlie Smith. Il problema di iniziare partite per Smith e per la Scavolini è notorio. Notevole, e anche Charlie Smith già ha subito un fallo, Milic subito un fallo, due falli di squadra per Scavolini in un minuto, non possono andare avanti a questo ritmo. Rimessa per il Barcellona, l'uscita per Gregor Fuchka, poi i blocchi per Bodiroga, recupera Marco Milic. Bodiroga di solito attacca la partita con calma, qui invece attacca con grande decisione, i falli diventano 3. La Scavolini, proprio da un punto di vista di approccio fisico alla gara, sembra un po' titubante. Fisico nel senso che hanno sprecato già 3 falli in un minuto e 16 secondi, quindi vuol dire che fisicamente fanno qualcosa, ma è la cosa sbagliata, devono essere fisici senza far falli. Tiri liberi per Dejan Bodiroga, l'ispiratore della vittoria sul campo del Cesca nel ultimo turno giocato dal Barcellona. Una vittoria che ha cambiato un po' le carte in tavola in questo girone di Top 16. Una partita molto particolare. 9-0 all'inizio e poi 11-2, 11-4 per il Cesca. Poi è entrato Bodiroga e le cose sono cambiate, e come se sono cambiate anche più 13 di vantaggio al termine del terzo quarto per il Barcellona, spinto da Dejan Bodiroga, da Gregor Fuchka e anche da alcuni giocatori abbastanza insospettabili, per esempio nel quarto periodo decisivo Marc Gasol, il fratellino del Pau dei Memphis Grizzlies. L'uscita dai blocchi per Smith, schiaccia per terra per Archibald, Archibald viene mandato verso la linea di fondo, ributta verso la punta per Milic, palla deviata, arriva comunque in mano allo sloveno, pick and roll con Archibald, si butta dentro Milic che nella gara di andata ha chiuso con 9 su 10 da 2 per 19 incredibili punti. Gran canestro di Marco Milic. Gran canestro sotto mano, veramente lui sta migliorando a vista d'occhio dopo un inizio anno molto titubante. Archibald lascia tirare Fuchka, non mi sembra l'idea del secolo, però Fuchka sbaglia il tiro, rimbalzo dello scozzese da Illinois, apertura per Scuni Penn che non ci pensa due volte, apre il fuoco in transizione, la tripla di Scuni Penn. Mi piace questo movimento tipo Georgievich, tipo Mike D'Antoni, ma Archibald dovrà rispettare il tiro di Fuchka che è un tiratore.
5 la chiamata di Ilievski, doppio piccherolo e poi blocchi tra Della Fuente e Bodiroga che esce in punta, salta praticamente a zona la scavolina all'interno di questo gioco. Ecco la mossa che Marco Crespi ha preparato per provare a sorprendere un po' gli avversari. Sbaglia un'altra rovesciata da sotto Davis, che ha una mano cestisticamente, ma una, o destra oppure in casi di emergenza destra. Ma lui mi sembra inconcludente questa sera, vediamo se va avanti. Abbiamo giocato neanche 3 minuti. Penn sfidato al tiro, accetta ancora la sfida, segna, c'è il fischio lontano dalla palla, dovrebbe essere tripla convalidata per Penn ed è così. E poi il fallo è per Gregor Fucka, 2 canestri in fila di Scuni Penn, che ha giocato una grande gara proprio a Barcellona quando nella prima fase le due squadre si sono trovate di fronte qui a Palau Blaugrana. Finì 77-70 con 19, 5 assist e 6 falli subiti da parte di Scuni Penn, che firma anche questo primo mini vantaggio pesarese. Malintesa fra Milic e Res, eccetera, come stavo per dire che Res non ha fatto niente finora, ma la presenza in campo. Palla persa della Scavolini, abbastanza classica di una squadra che vive di alti e bassi e che salta a zona sulle chiamate degli avversari. Anche su questa chiamata segnalata prontamente dalla linea davanti, un po' lenta la rotazione su Fucka che attacca Milic, lo batte, poi le mani velocissime e velenosissime di Scuni Penn propizzano il recupero perfezionato da Robert Archibald. Ancora Piccheroli in transizione, attacca Penn, va fino in fondo, costringe al time out Manolo Flores. Lo spettacolo di James Scuni Penn. Sta mangiando Ilievski come un panino in questa fase del gioco qua. 10-2 per la Scavolini, hanno fatto mettere schiacciato l'acceleratore e Barcellona time out tempestivo da Manolo Flores. Il 10 marzo non del 1995 ma di questo 2005, Scuni Penn 7 punti con 3 su 9 in quel di Pesaro contro il Barcellona, 2 palle perse, sì 4 recuperi, sì 3 assist, però certo non questa facilità a segnare. 7 punti in 35 minuti e 15 secondi qui, la gara più importante dell'anno è già a 8. È già a 8 punti, ma perché è deciso Flavio, lui sta arrivando alla Dantone, alla Georgius, in contropiede se gli concede un millimetro, e mi piace così, mi piace la pallacanestro così, se sei libero tirare, se non sei libero passare o penetrare, lui è deciso questa sera, speriamo che continui su questa strada. Quel 77-70 per il Barcellona di metà gennaio diede inizio a una serie di 5 sconfitte esterne della Scavolini, però levando il meno 20 di Mosca, le altre 4 arrivate solo con 21 punti di scarto complessivo, e anche a una serie di 4 vittorie casalinghe, quelle che tengono in corsa la squadra pesarese. Bodiroga per Ilievski che ribalta per le mani di Della Fuente, sale a piazzare il blocco per il piccherò Devin Davis, buon lavoro da parte di Charlie Smith, poi Ilievski attacca, spena, arresto e tiro sbagliato, ribalzo lungo per Marco Milic, aperto per Pesaro, Milic rischia lo sfondamento, poi ributta fuori per Scuni Penn, altra tripla, stavolta sbaglia, a rimbalzo Della Fuente, spinge un po' Milic che si lamenta con gli arbitri ma deve rientrare immediatamente. Penn da una mano su Devin Davis, poi deve cercare un accoppiamento che non trova, Davis in frazione di passi abbastanza chiara che gli arbitri perdono, mandano in lunetta un giocatore che sa letteralmente fare passi. Questa volta però grandi responsabilità della difesa Scavolini, che si è accoppiata male in transizione e poi non ha recuperato. Guarda, esattamente, e qui Davis ancora ha fatto un saltellino lì alla ballerina, alla scala proprio. Comunque non visto dagli arbitri, premiato, e vediamo Davis nei tiri liberi se è bravo o meno. Davis nei tiri liberi non è bravo, è bravissimo, è il secondo miglior tiratore di liberi della top 16 con 12 su 12, vi giuro, sono i numeri, 12 su 12, arriva il primo, lo sbaglia, ma lo sbaglia anche nettamente. Mamma mia che roba, ha toccato ogni angolo del ferro. 23 su 27 in Eurolega complessivo, 34 su 42 in ASEB, il campionato spagnolo, 81%, qui fa 0 su 2, ho come l'idea che il Barcellona sia un po' tirato. Molto teso Barcellona, sanno la pressione, giocano in casa. Il palleggio per Scuni Penn, doppio piccherolato per la Scavolini, Archibald molto bene per Res che mantiene il controllo della palla, sbaglia da sotto, subisce però il fallo di Davis, gran palla di Robert Archibald. Un grandissimo passaggio schiacciato verticale che non mi piace, però se lo fai e segui bene avevi posizione interna. Qui vediamo, qui non ha controllato molto bene il Res, buona fida di Res, buon angolo del corpo, doveva concludere con 2 punti, però avrà 2 tiri liberi. Se non altro ha tenuto il perno, i liberi li ha meritati. Il cambio per il Barcellona, fuori Devin Davis e dentro Andrija Zizic, un altro dei protagonisti della vittoria di Mosca.
Davis e Zizic, due notevoli protagonisti a Pesaro, 27 punti in coppia, ben al di là della propria media, peraltro in una partita in cui Fucsca andò molto al di sotto della propria media. 1-2 per Thomas Res, più 9 con il libero del Bolzanino per la Scavolini, ultimi 6 minuti del primo quarto, il palleggio per Ilieschi, sale Zizic per ricevere lo scarico per Della Fuente, deviazione di Charlie Smith, la palla rimane in mano a Rodrigo Della Fuente, ultimi 10 secondi, Milic può essere attaccato dopo di Roga, arriva il raddoppio di Res, palla che va dall'altra parte per Della Fuente che poi scarica in maniera molto esitante per Zizic, 3 soli secondi allo scadere dei 24, veramente una squadra in questo momento con un tarlo nella testa il Barcellona, la Scavolini non può assolutamente aspettare, deve approfittarne ora. Killer instinct, ci vuole. All'interno dell'area la ricezione per Zizic, questo è un tiro troppo comodo e poi un rimbalzo ancora più comodo, Fucsca si schianta letteralmente contro il Res. Mi sembra chiaramente che il tiro rifiutato in questo momento sia il fondamentale più in voga nell'attacco blaugrana. È la malattia del basket oggi, il tiro, proprio rinunciare al tiro, rifiutare il tiro. Navarro per Fucsca, lontano dalla palla il fischio arbitrale da parte del greco Gondas, il fallo è di Thomas Res, il secondo per il numero 14 della Scavolini che manda sul terreno di gioco Hanno Mottola, l'eroe della vittoria contro il Real Madrid nell'emozionante supplementare del BPA Palace che permette alla Scavolini di giocarsi tutto in questa partita di Barcellona. Finora per la formazione padrona di casa c'è un 2-2 dalla lunetta di Bodiroga, nient'altro. E poi blackout totale, ma qui Zizic ha la possibilità del rompere il ghiaccio. 0-6 dal campo per il Barcellona, la Scavolini ha tirato pochino dal campo, però quando ha tirato non ha certo sbagliato moltissimo per la precisione, 2-2 da 2 e 2-2 da 3 il tiro di Zizic, anche il secondo a bersaglio, Mettola per Scunipen, 11-4 per Pesaro, un po' di pressione da parte di Juan Carlos Navarro, anche la bomba sul terreno di gioco ovviamente per Flores, doppio piccolo l'alto, Mettola per Milic, uscita da blocco di Mettola per Charlie Smith, Smith ferma un po' la circolazione, Milic invece pure, ancora Smith che va in penetrazione, attacca Della Fuente, arrivano gli aiuti, che canestro, il ragno! Charlie Smith, una grande penetrazione, esitazione, non ha fatto il fallo, semi-gancio, canestro! Ricezione per Zizic, ribaltamento per Navarro, ancora Deambo di Roga, blocco cieco di Fucsca in emergenza, Archibald si accoppia con Navarro, poi però rimane un passo lontano, bravo Archibald ad andare, però lasciar tirare Navarro dopo aver già tirato a lasciare Fucsca non è una grande idea. No, Archibald non ha capito questa storia ancora. Dalle mani di Pena, quelle di Mettola, va per terra ma non c'è il fischio arbitrale Navarro, forzato di Smith, il ferro, poi la struttura, poi il fischio arbitrale. Scavolini adesso che sta tenendo troppo la palla ferma in attacco, ma d'altronde il Barcellona non poteva andare avanti così, a suicidarsi in attacco come nei primi 4-5 minuti. E non abbiamo sentito ancora da Dejan Bodiroga, marcato bene da Milic e dalla zona. Palla schiacciata per terra di Della Fuente per Zizic, buona circolazione adesso per i padroni di casa, pick and roll tra Fucsca e Bodiroga, accetta il cambio Archibald, dentro la palla per Della Fuente, Della Fuente verso il centro dell'area, scarico per Fucsca, deviazione di Mettola, è fallosa nell'interpretazione arbitrale, questa volta sul raddoppio, un po' troppa fretta per i giocatori della Scavolini, ma anche in questa situazione Archibald cambia, il che ci sta o non ci sta, è una scelta a priori, però se cambia non può cambiare e stare a guardare, perché se lascia libertà a dei Fucsca e a dei Bodiroga, allora siamo nei guai. Well, Archibald è un buon atleta, Flavio, ma non è esattamente un buon difensore, i Fucsca si è procurato due. Barcellona si è svegliato adesso dopo l'inizio molto stentato, stanno facendo punti adesso e Scavolini deve stare attento. Gregor Fucsca, che quest'anno ai liberi è meglio rispetto ad altre stagioni, però certo non a livello di eccellenza, 70,5 in Eurolega, 72% nel campionato spagnolo, 0-2 anche per lui, rimbalzo proprio per Archibald che controlla e si affida a Scunipen, Scunipen lascia lì Navarro con una grande partenza, poi gli palleggia con grande abilità vicino, poi esagera, perde la palla, scatena il contropiede dei padroni di casa, che è chiuso con la consueta e notoria eleganza da Dejan Bodiroga. Scuni ha esagerato, cercando di subire il fallo da Navarro, eccetera, penetrazione, traffico, non sotto controllo.
7-2 il parziale aperto per il Barcellona, ancora alto basso molto ben effettuato, stavolta Archibald è dall'altra parte come ricevitore, non come passatore, riceve, subisce il fallo. Andrei Lonetta per i due tiri liberi, come prima aveva permesso di ricevere Arres. Il Barcellona ha questo tipo di situazione in cui non c'è difesa verso la linea di fondo, non vale la pena di attaccarlo rischiando come ha fatto Schooniper. Ma esattamente, Schooniper con la pazienza, però devo dire Flavio che sia Arres che Archibald dovevano mettere la palla dentro il canestro e anche tirare il tiro libero. Solo due tiri liberi Archibald, che generalmente è bravino. Archibald che ha iniziato alla grande in Eurolega con i tiri liberi, 75% nella prima fase e fermo al 56 nella top 16, ma quasi esclusivamente per responsabilità dell'1 su 8 in quel di Mosca. Finora in Eurolega 7 assist, 24 palle perse. Il trattamento di palla è relativo, però la produttività offensiva non manca con l'ex giocatore dei Fighting Illini di Illinois. 15-9 il vantaggio per la Scavolini, ultimi 3:40 del primo quarto, salta ancora a zona Pesaro sul gioco del Barcellona, c'è molto là dietro con Malaventura, nuova entrata e Archibald, non si muove nessuno, il tiro molto comodo ma sbagliato da parte di Rodrigo Della Fuente, pronto a entrare Ale Frosini, uno che Barcellona conosce bene, ha vinto sia pure non in questo palazzo ma a San Jordi l'Eurolega del 1998 proprio qui a Barcellona. Fischio da parte di Gasperen, il colpevole dovrebbe essere Andrija Zizic nei confronti di Bobby Archibald. Well, avevo chiamato ho chiesto un cambio a Archibald per un piccolo riposo, aveva speso un po' di energia eccetera, dopo 7 minuti adesso ha anche Frozen in campo, grande esperto. Smith per Schooniper, zona anche per il Barcellona che è stato 25 minuti a zona con grandi risultati in quel di Mosca e molta zona utilizzato anche nell'ultimo turno di campionato spagnolo. Sconfitta interna 7-3, 7-1 contro le Tosa di Alicante. Penn messo in rifo da Charlie Smith, ancora una circolazione molto limitata per l'attacco pesarese, uscita per Mertola che deve prendere un tiro difficilissimo. Che incredibile canestro Hanno Mertola, ha inventato questo modulo perché stava scadendo il 24 secondi, sempre 2-3 per la Scavolini, grande canestro. 18-9 il vantaggio per Pesaro, blocco di Fucca, Bodiroga dall'altra parte per Rodrigo Della Fuente, nell'angolo Navarro, lenta a uscire la difesa, Zizic, linea di fondo, sbaglia e non di poco, poi Malaventura e Frosini non controllano la palla vagante, Frosini cerca di farlo in maniera secondo me e secondo lui legale, fischio da parte di Gondas. Anche qui da un punto di vista tecnico la Scavolini aveva torto perché ha lasciato questo tiro e poi non è andata a prendere subito la palla vagante, però come vedete qui non c'è certo un contatto non atletico tra Frosini e Navarro. Well, Navarro è un grandissimo attore degno di un Oscar per la caduta che ha fatto, proprio da stuntman, proprio da cascatore professionista. 14esimo miglior tiratore di liberi della prima fase di Eurolega, 11esimo miglior tiratore di liberi della top 16 prima di questa gara, nonché 13esimo miglior tiratore da tre, salite le sue percentuali nella top 16 dal 45 al 53% da 2, dal 35 al 47% da 3, un 2 su 2 dalla lunetta è automatico con la bomba, meno 7 Barcellona. Well, Scavolini ha fatto un grande regalo lì facendo quel palo lì, perché prendevano quella palla lì era tutta un'altra storia. Penn vuole il blocco di Mertola, Mertola che ha un ottimo angolo di blocco, Penn in arresto e tiro, sbaglia, rimbalzo lungo che favorisce Navarro, parte subito in contropiede di Barcellona, buon lavoro di Schooniper, Navarro alza la parabola, il suo classico tiro e poi arriva Della Fuente prendendo il tempo ai rimbalzisti pesaresi. Non bisogna prendere un tiro squilibrato perché in contropiede su 28 metri il Barcellona è più forte, su metà campo è presumibile che la Scavolini se la possa giocare fino alla fine. Palleggio di Malaventura, riapre per Frosini, dentro la palla per Mertola in post medio, gran movimento, incrocia davanti a Fucca, poi sbaglia il tiro e ancora una volta parte in contropiede la squadra con la maglia blaugrana. Bodiroga sotto totale controllo, si accoppia con lui Malaventura, c'è Mertola per Sisi, c'è Smith per Navarro, buon lavoro di Malaventura, però quel ragazzo lì si chiama Dejan Bodiroga. Marco Crespi dopo questo canestro chiama time out perché hanno lasciato, ecco qua cadendo indietro, hanno lasciato Barcellona uscire dalla scatola come si dice in americano, solo meno 3 per Barcellona dopo la grande partita. Scavolini doveva avere più killer instinct e doveva non perdere la palla e soprattutto questo rimbalzo qui che ha controllato Navarro. Due squadre di alti e bassi nella stagione.
licenziato Melillo da una parte, licenziato Montes dall'altra, alti e bassi all'interno delle stesse partite. Sono gli alti e bassi che hanno portato Scavolini e Barcellona a giocarsi tutto in 40 minuti, e a giudicare da questi primi 8 minuti e spiccioli saranno 40 minuti di alti e bassi. Inizio tutto per la Scavolini, il Barcellona che è senza Dueñas, ovviamente ricordato dai suoi tifosi, adesso comincia a mettere le marce alte. Sta rientrando in partita pericolosamente per la Scavolini, che dopo tutto lo sforzo, 0 su 6 per Barcellona all'inizio, e sono sempre a meno 3 punti e stanno veramente prendendo la scala per salire. 6 su 10 ai liberi per il Barcellona, il che permette alla formazione catalana di dimenticare il 3 su 11 per un magrissimo 27% nel tiro da 2. La Scavolini sta tirando molto meglio, ma anche molto meno, peraltro 3 su 6 da 3 con due triple per Scunipen, che non sempre è un grande specialista della materia. C'è Rugger Grimau attaccato a Matteo Malaventura, molti cambi in questo primo quarto per Manolo Flores, ultimi 10 secondi dell'azione in arrivo, Pemper Smith in allontanamento, chiusa la linea di fondo, riapre per Scunipen, ancora la palla ferma, ultimi 4 secondi dell'azione, ultimi 3, Mötola da molto lontano, piazzato, solo rete, hanno Mötola! Sta tirando le castagne dal fuoco Mötola, e 2-2-3 in zona per la Scavolini ancora, Mötola, grande prestazione. Zona diretta questa volta, non all'interno dei giochi del Barcellona, per Marco Crespi, Mötola che esce nella zona di Della Fuente, Sisic pronto a ribaltare, mette la palla per terra, riapre per Grimau, uno dei motivi per cui la Scavolini è a zona, linea di fondo per Sisic. C'è grande istinto, emanata per buttare fuori la palla di Pen. Finora Grimau 1 su 17 da 3 in Eurolega, ovviamente metterà due triple, però le statistiche consigliano la zona contro di lui. Esattamente, ma 4 secondi per tirare per Barcellona qui, Flavio, devono aver fretta loro. Fucca contro Frosini, che lo conosce a dir poco bene, ma Fucca va via a tutta velocità, il canestro del talento da parte di Gregor Fucca. Qui Frosini credo però meritasse un po' di aiuto dagli altri. Esattamente, non ha i piedi veloci per tenere Gregor e quindi ha bisogno assolutamente dei compagni presenti. Frosini che blocca per Charlie Smith, Smith attacca immediatamente, alza la parabola, monumentale canestro di Charlie Smith. Due canestri, uno più difficile dell'altro. Esattamente, adesso stanno giocando le due squadre botte per botte qui, cioè pugno qui, pugno là, canestro qui, canestro là, quindi è una partita da giocare fino all'ultimo. Centro area di Navarro, scarico per Sisic, tiene lontano con il braccio esterno Mötola e va a bersaglio. La Scavolini conferma il suo potenziale offensivo e a 23, ultimi 5 secondi, Penn non ha un'idea chiara del cronometro, e invece sì, ce l'ha più chiara di tutti e mette una gran tripla andando avanti a strappi. Come fa da qualche tempo a questa parte, ma che strappi! La Scavolini mette 26 punti nel primo quarto ed è in vantaggio di 7. La cosa importante veramente è che non hanno giocato con nessuna paura, nessun complesso lo Scavolini, e i 26 punti sono veramente lo specchio di questo. Una nuova serie con 10 missioni da completare in 30 giorni attraverso gli Stati Uniti. Conoscete gli 8 sfidanti che hanno detto di sì alle pazzie, alle sofferenze, alle lacrime ed alla condivisione di un letto con 3 sconosciuti. Siete pronti ad assaggiare ancora una volta l'avventura? Siete pronti a tutti i costi? Ogni mercoledì alle 20:30 su ESPN Classic Sport. Ancora al Palau Blaugrana di Barcellona, Eurolega 2004-2005, Top 16, gara spareggio virtuale, chi vince accede al playoff, la novità di quest'anno dell'Eurolega che darà poi diritto a 4 squadre di andare a giocarsi l'Eurolega stessa tra il 6 e l'8 di maggio in quel di Mosca. 26-19 il vantaggio per la Scavolini dopo il primo quarto, 11 pazzeschi punti per Scunipen, 3 su 4 da 3 per Scunipen, un giocatore che in questa Eurolega non aveva esattamente sempre tenuto statistiche del genere. Per esempio in Top 16 prima di questa partita 3 sì segnati, però non esattamente su 4 come stasera, ma su 19. Esatto, Scunipen stasera ispirato, Scavolini ispirato con 26 punti, di 8 diversi giocatori già entrati, almeno 6 hanno segnato, quindi stanno giocando da squadra e questa è la chiave di tutto. Frosini e Malaventura non hanno segnato ancora, ma hanno giocato poco.
Kunipen trova d'avversario quell'Andrea Zizic che è stato suo compagno nel Cibona, sono ambedue nei quintetti di avvio secondo quarto. Malaventura dentro per Mezza, la prende in centro dell'area, tiro difficile, lo sbaglio questa volta, rimbalzo per Devin Davis che rimbalzi ne prende, ne ha presi ben 18 nella gara di campionato contro Alicante, persa qui domenica da parte del Barcellona. Navarro per Zizic, per Davis, situazione di motion offense che anche la Scavolini pratica, la pratica meglio questa volta il Barcellona, rimane sul blocco il difensore e Navarro punisce immediatamente. Guarda, mi piace più la zona con questa squadra in campo perché il Frosinone e Motola non sono velocissimi, o uno dei due fuori o una zona. Navarro, bestia nera di Marco Crespi anche quando allenava in Spagna, a Siviglia, Skounipen, tre triple in tutta la tossista in prima di stasera, stasera quattro, e con che sicurezza! È deciso, questa è la storia qua, deve giocare così lui, se è libero spara. Ricezione per Zizic, ma l'avventura passa dietro sul blocco per Deambo di Roga, uscita per Grimau, Smith con un ottimo lavoro, Frosini gli chiude la strada ma non sufficientemente, arriva in fondo Rugger Grimau, adesso è calata in difesa la Scavolini, pronto a tornare Marco Milic, palleggio per Skounipen, Frosini blocca per l'ex giocatore di Roma e Trieste, poi il palleggio per Smith, gioco di prestigio, arresto e tiro dentro e fuori per la sua tripla, ribalzo lungo per Devin Davis che spinge lui sulla cena in palleggio, trova Grimau dall'altra parte, Grimau è nella zona di Frosini, preferisce rimettere la palla in punta per il gioco chiamato da Navarro, pick and roll alto, ovvero sia pugno, Frosini non esce, Navarro alza la parabola, arriva il fischio arbitrale, adesso in difficoltà difensivamente la Scavolini, anche perché ha una tale facilità a fare canestro che è abbastanza normale, sia pure inconsciamente, rilassarsi un po' di dietro. Guardate, Crespi corso al riparo, certo, Charles Smith primo riposo, il Milic che aveva difeso molto bene contro il Body Rock lo riprende. Skounipen con la sua incredibile facilità nel segnare da tre, almeno finora, dentro la palla per Dejan Bodiroga, ecco il raddoppio da parte di Hannu Möttölä, è rosso il segnale difensivo per la Scavolini di questo tipo di raddoppio. Skounipen anche nelle vesti di ladro di palloni, attacca David Davis, il controtempo, sbaglia un tiro importante rischiando senza andare dall'altra parte del ferro contro Davis in transizione da tre, qua Carlos Navarro sbaglia, Frosini salta a tempo di pura esperienza e mette una palla fondamentale nelle mani di Skounipen. Skounipen non ha il mio famoso movimento indiana, finta di tirare, lascia lui volare e poi aspetta a terra e poi concludere. Frosini potrebbe ricevere, non si fida Möttölä che riceve dalle mani di Malaventura, gioca in palleggio e pick and roll, trova Milic che trova la linea di fondo di Frosini che anche qui di esperienza porta a casa il fallo. Questa è un'azione importante perché dimostra che almeno in questa partita c'è grande volontà di passarsi la palla anche a giochi rotti e questa in partite del genere è la prima cosa per un attacco. Indica squadra, Flavio, vuol dire che stanno giocando insieme e tutti toccano la palla. Ilievski torna in campo e non so per chi, per Navarro, non avrei mai in 100.000 anni tolto Navarro. Questa è la decisione di Manolo Flores, 8 punti per Navarro con 2 su 2 ai liberi, 0 su 2 da 2 ma 2 su 3 da 3, soprattutto il giocatore che uscendo dalla panchina ha trasmesso un minimo di voglia di fare ai compagni. Ma lui ha aperto la zona, ha aperto la scatola per loro, è veramente fondamentale lui. Frosini dalla lunetta tira benino in Eurolega per le sue abitudini, 69%, è fermo al 52 nel campionato italiano, un tiro libero per Frosini che poi torna al centro della zona 2-3 schierata dalla Scavolini con Milic nella linea di dietro assieme a Möttölä, Zizic spazza via Frosini, poi il tiro però è corto, prende il rimbalzo d'attacco di pura freschezza e potenza fisica l'ex giocatore del Cibona, questa volta guadagna la posizione su Ale Frosini e in due tempi possiamo dire così fa avversario per il canestro del meno 4. Pen per Möttölä, per Milic, uscita da blocco di Frosini per Malaventura, Milic in palleggio, anticipo di Grimau su Malaventura, lenta la circolazione adesso per Pesaro, Milic riapre però per Möttölä, il movimento che ha dato la tripla decisiva contro il Real Madrid eseguito molto bene ma stavolta il tiro è sbagliato. Ma veramente Möttölä era troppo libero, forse Frosini non è un fattore difesa anche nella zona 2-3, adesso segnano in faccia lui tutti. La ricezione in punta per Ilievski, poi il palleggio per Grimau, Frosini lavora per Möttölä che poi va a spendere un fallo in maniera questa volta sicuramente rivedibile fermando il cronometro. 6 minuti e 35 secondi dall'intervallo, attenzione, secondo per Möttölä. Esatto, secondo per Möttölä, ma esce Frosini troppo lento nella reazione, concesso troppi canestri, Archibald che è una più atleta dentro il campo adesso.
e cambio anche per Scooney Penn, un riposo per l'eroe finora della gara. Torna Charlie Smith per la Scavolini. Scooney Penn, come qualsiasi giocatore americano che si rispetti in una serata del genere, non vorrebbe mai e poi mai uscire, ma d'altronde la partita va anche amministrata sui 40 minuti. Ilievski per Grimau, che scarica nelle mani di Dejan Bodiroga. Palleggio di Bodiroga ancora contro la zona, attacca Ilievski, fischio da parte di Gasperen, il fallo è di Malaventura. Scavolini, che nei suoi difensori mostra quel secondo, quella frazione di secondo di indecisione che poi costa il fallo anche su un contatto non grave come questo di Mala. Ma esatto, è stato, come dicono gli allenatori, un falino, cioè non un falone, proprio pipum, si dà veramente un contatto, fallo sprecato, dicono gli allenatori. Terzo fallo di squadra per la Scavolini, che va vicino al recupero con Charlie Smith, poi Bodiroga fa toccare terra al pallone, infrazione di metà campo. Smith non sarà sempre un grande difensore, però sulle rotazioni, sulle corsie di passaggio, sui passaggi stessi e sui palleggi è veramente un cobra, sempre in agguato. Esatto, lui guarda e anticipa quelli lì, il passaggio di traverso proprio in versione lui vuole. Pick and roll, Milic, Mötola, presa di posizione all'interno dell'area per Archibald, il tiro in canestro di Malaventura. Alla quarta partita contro il Barcellona, i primi punti del numero 16 della Scavolini pesano tantissimo per un altro più 7, continua la festa del tiro da 3, 7 su 12 per la Scavolini. Ultimi 6 minuti del primo tempo, Dejan Bodiroga per la punta di Ilievski, blocco di Gregor Fucka, rimane lì Malaventura a ruota, Milic che lascia tirare, poi Dejan Bodiroga, il tiro è sbagliato, a rimbalzo Fucka e Grimau da soli, il tiro di Grimau, e figurati se partendo da 1 su 17 da 3 non ti metteva la bomba Grimau. Pensa, sbaglia Bodiroga, canestro Grimau, questa è la palla canestro. Secondo me questi sono anche gli dei del basket, perché Milic non può uscire su Bodiroga e dire tira Bodiroga che hai un bel tiro, anche se poi il tiro esce. Malaventura dall'altra parte, due azioni, due triple, 6 punti, e Matteo Malaventura. Ma vediamo la difesa, grandi Malaventura, ma vediamo la difesa, 2-3 ancora per la Scavolini. Crespi ci crede? Palleggio di Ilievski, ribaltamento, la palla arriva dentro per Bodiroga, fuori ancora per Grimau che attacca dal palleggio, cambia idea 4-5 volte, gli arbitri non fiscano lo sfondamento su Archibald, poi Fucka mette un piede sulla linea di fondo, nonostante il tiro da 3 avete visto che Grimau non è proprio uno che oggi come oggi viva di sicurezza. Grimau non è esattamente un giocatore di pallacanestro, lui è un atleta, un combattente, un vincente, ma non ha grandi tecniche, lui è in campo perché c'è. 8 su 13 da 3 per la Scavolini e 4 su 8 da 2, meglio da 3 che da 2 in una partita di questa importanza, di questa magnitudo. Va a vuoto Grimau, Smith prova il tiro da 3, gli esce, rimbalzo di Archibald, fischio arbitrale, spinta da parte dello scozzese, è proprio il cannoniere pesarese Smith quello che sta tirando peggio di tutti, paradossalmente protesta di Marco Crespi, tiro da parte di Charlie Smith su cui comunque c'è poco da dire. Esattamente, e Archibald ha sprecato un altro fallo, lui spreca falli in una maniera veramente tragica, secondo me, cioè proprio troppo plateale, troppo visibile per gli arbitri, poi va avanti a protestare, a sestare. Bonus per il Barcellona, due falli per Mötola, due falli per Ress, il primo invece per Archibald nella Scavolini, che è pronta a rimandare Thomas Ress sul terreno di gioco. Ilievski a ribaltare per Bodiroga, da una mano Mötola, ancora ci si stacca da Dejan Bodiroga pericolosamente, anche se Bodiroga non ama tanto tirare da tre in questa fase della carriera, però poi e dai, il tiro lo prende, lo sbaglia, Milic devia nelle mani di Malaventura. Forse quelli della Scavolini sanno già cosa sta per succedere, perché tutti questi tiri il Barça li ha sbagliati, palla persa da Scavolini, della Scavolini. Esattamente, Malaventura ha tenuto il palleggio troppo in traffico nella fascia centrale, cercava di andare fuori, ecco il risultato, Grimau, quello che lui fa bene, rompe le uova nel cestino degli altri, bravissimo lui in questo. E poi Malaventura è stato anche sfortunato, perché è andato a finire proprio in braccio al suo allenatore, che così ha avuto un'ulteriore occasione di dirgliene quattro. La palla persa di Penn nel primo quarto, questa di Malaventura, ripeto, sono palle perse da Scavolini. Scavolini che continua a far tirare Fucka e Bodiroga, o ne avessero messo uno, in compenso l'ha messo Grimau. Ma pensa te, comunque non è una buona idea, prima o poi Bodiroga li faranno male.
Pen a scaricare per Malaventura, ultimi 4 minuti del primo tempo, è accoppiato Bodiroga con il numero 16 della Scavolini, blocco di Archibald, cambio accettato da Gregor Fucca, Malaventura arresto e tiro sbagliato questa volta, rimbalzo di Archibald, regolare ma su con decisione, gli arbitri premiano chi è convinto e Archibald a rimbalzo d'attacco adesso ci sta andando per davvero. Archibald è un grande rimbalzista, qualche spinta, qualche fallo di più eccetera, comunque lui è veramente una presenza. Quarto miglior rimbalzista della top 16, settimo per rimbalzi al minuto, la statistica più importante nel campionato italiano, di cui è anche quarto per valutazione al minuto, un giocatore che deve probabilmente rimanere nel suo minutaggio attorno a una cifra diciamo tra i 15 e i 25 minuti per dare una indicazione, per non esagerare, per non perdere impatto, però se rimane all'interno di questa statistica allora impatto di certo ne dà. Well, Archibald è un atleta, un combattente scozzese nato a Paisley, mi ha detto lui, questa sera ha giocato all'Università di Illinois, quindi ha un po' conoscenza del continente ma non del tutto, lui non ha ancora imparato a rispettare il tiro di un Fucca, un Bodiroga eccetera, come tutti gli americani o quelli che hanno giocato in America, dice dai vediamo se tu sai tirare, purtroppo in Europa sanno tutti a tirare. Sa tirare di sicuro la Scavolini, a meno a giudicare da questo primo tempo, finora 8 su 15 da 3 e sempre ferma 4 su 8 da 2. Io credo che adesso per Pesaro sia molto importante sfruttare l'8 su 15 da 3 per lavorare anche sul tiro da 2 e non pensare che continueranno a tirare sopra il 50% da 3, perché la gente si inganna con questo qui, ci saranno le feste che abbiamo avuto finora ma anche le magre, ok, quindi devono proprio mescolare le carte. Sembra voler tornare a uomo la Scavolini, che finora è in vantaggio di 7 lunghezze in una partita dalle statistiche davvero particolari. Pesaro 11 palle perse, 11 sono un'enormità con 3 minuti e 32 sul cronometro del primo tempo, eppure grazie a quella statistica del tiro da 3 avanti di 7 e in lunetta con Archibald a Barcellona. Posso dire la mia, preferisco meno tiro da 3 e meno palle perse. Se solo si potesse programmare di sicuro. Archibald che sbaglia il primo dei due tiri liberi, Scavolini 4 su 7 ai liberi, Scavolini che si presenta a questa gara come la quindicesima squadra ai liberi della top 16, 59,5%, la gara contro il Barcellona ha rischiato di perderla per 1-0 su 2 di Smith, quella contro il Real Madrid ha rischiato di perderla per 1-0 su 2 di Penn proprio dalla lunetta, 3-7-2-9 con il punto di Archibald, uscita di Navarro, insegue molto bene Charlie Smith, poi Iliesky a ribaltare per Bodiroga, pick and roll con Fucca, la palla va dall'altra parte dove c'è Iliesky, ottimo lavoro di Rest di tre quarti su Devin Davis, si fa girare attorno questa volta Archibald e permette a Iliesky di arrivare fino in fondo, lunghi della Scavolini che non sempre hanno una scelta felice degli angoli difensivi, soprattutto quando in campo non c'è il miglior Ale Frosi, negli ultimi 3 minuti del primo tempo e quindi del secondo quarto. Smith in ritmo da 3, il ragno, the spider. Well, loro ripenseranno alla zona dopo questo canestro qua, perché vanno a meno 9 e mancano 2,45 alla scadere, ma anche la Scavolini deve stare attento con Bodiroga soprattutto, e Malaventura non riesce a tenerlo. Dentro Bodiroga per Fucca, aiuto di Malaventura, ritorna fuori la palla per Iliesky, gioca sulla linea di fondo Bodiroga, fa buona guardia questa volta Res, poi Iliesky dentro, riapre per Navarro, Navarro in corsa, non chiude Thomas Res in tempo, Scavolini che sta concedendo adesso tanti tiri facili agli avversari e ancora una volta è una questione di aiuti difensivi. Ma anche questione di tempo, esattamente, ma loro devono veramente non concedere questi tiri. Smith ancora più difficile e ancora più canestro, un'altra tripla per Charlie Smith, 24 punti in coppia per gli amiconi Scoonie Penn e Charlie Smith, più 10 per la Scavolini, ultimi 2 minuti del primo tempo, c'è Devin Davis in post medio, Fucca per Iliesky che è un po' sorpreso dal passaggio, poi Bodiroga per Navarro, lavora bene Resco stavolta, scarico per Bodiroga, l'incredibile esperienza di Dean Bodiroga, la sua finta fa saltare tutta Pesaro e subisce il fallo che lo manda in lunetta per i due liberi. Se io sono Marco Crespi, io dico cosa? Se tu marchi Bodiroga e lui tira, ti tolgo dalla partita. Cioè, così stanno addosso lui come dei francobolli. Tu non puoi lasciare lui né ricevere né tirare. Doppio cambio per la Scavolini, fuori Malaventura e Thomas Ress, dentro Ale Frosini e Silvio Gigena. Gigena che fa il suo esordio nella top 16, 1 minuto e 48 secondi in cui anche lui
fuori dalle rotazioni della squadra da qualche tempo a questa parte, ha la possibilità di mandare un messaggio a tutti, ovviamente Barcellona in primis: siamo qui per provare veramente a vincere. Well, Gigi è un giocatore, difensore, corridore, uno che tira da tre, uno che non ha paura di niente. Ovviamente ci sono troppi giocatori, uno deve stare seduto, è lui, però lui è capace di fare le cose. Dean Bodiroga ancora in lunetta per il secondo tiro libero, finora 7 punti silenziosi per Dean, che sbaglia il secondo. Fischio arbitrale, invasione da parte del Barcellona, quindi possesso per la Scavolini. Tanti errori e liberi in questa gara, 5 su 8 Scavolini, 7 su 12 Barcellona. Assolutamente, e non da loro, assolutamente. Barcellona è arrivato qui con l'86,9% in top 16 ai liberi, prima e di gran lunga nella graduatoria parziale. Ricezione per Charlie Smith, attacca Navarro, torna sui propri passi, bel blocco di Frosini che poi infatti viene ricompensato con la ricezione, butta via il pallone, schizza però dalle mani di Bodiroga a quelle di Malaventura, ultimi 5 secondi dell'azione. Scunipen riapre per il tiro di Gigena dall'angolo, ferro di Gigena, però sicuramente la selezione più giusta. Bodiroga in transizione, arginato da Charlie Smith, lo batte, riapre per Ilieschi, piazzato da tre, è in forma Ilieschi, sbaglia, rimbalzo di Bodiroga di grande esperienza su Smith che si è distratto, poi il raddoppio di Malaventura. Fischio arbitrale, secondo me discutibile da parte di Jovcic, ma ormai ha fischiato. Well, Malaventura è andato lì e ha abbassato la mano, guarda qui, abbassa la mano alle destre lì e non si può fare davanti agli arbitri. Raddoppiare lui e costringe lui a passare la palla, ma rischiare un fallo? No, time out in campo, manca un minuto più 9 Scavolini e un leggero calo in attacco dalla parte di Barcellona. Scavolini, ma leggero anche per la Scavolini, non fa 26 punti ogni quarto. Goccia la Scavolini, non tira da due veramente da un'eternità, però d'altronde 10 su 18 da 3 ti induce a continuare su quella strada. In un momento in cui ha avuto un indubbio calo difensivo, ha solidificato il suo parziale perché continuava a prendere dei canestri da due, ma dall'altra parte restituiva 3 punti alla volta. 3 alla volta, ma il motivo per questo, Flavio, è semplicemente che Barcellona o gioca zona e concede i tiri da fuori, o quando gioca uomo, molti uomini, come si dice, packing in, cioè schiacciati sotto il canestro e ti concedono qualcosa da fuori. C'è quella una contestazione in tribuna dietro di noi, non so di che cosa. Abbiamo già citato la sconfitta in casa nell'ultimo turno di campionato spagnolo contro le Tossa di Alicante, 73-71 per il Barcellona, raggiunto al quarto posto a quota 17 vinte e 8 perse dall'Unicaja di Malaga. La classifica dell'ASB è guidata dal Tau con 21 vittorie, 15 delle quali in fila, Real 20 vittorie e Alicante la grande rivelazione, diciamo la Cantù dell'ASB, con 19 vinte e 6 perse nella gara di campionato, 16 di Ilievski, 13 di Bodiroga e Navarro, 9 di Della Fuente, 8 di Davis, dall'altra parte 26 decisivi di Iñaki De Miguel e 10 da ex di Nacho Rodriguez. Addirittura sbaglia dei liberi anche Bodiroga, ha detto tutto. Abbiamo detto tutto, perché Bodiroga non li sbaglia mai, soprattutto in una partita contro sotto pressione. Il secondo è a bersaglio per il nativo di Zrenjanin, ultimi 68 secondi di questo primo tempo. Frosini per Malaventura che deve gestire la pressione proprio di Dean Bodiroga, lavora dal palleggio maglietta, la chiamata di Malaventura che vuole giocare una situazione di pick and roll con Silvio Gigena. Gigena deve stare attento a non aggiustare troppo il blocco, scarico per Charlie Smith. Smith ancora da fermo contro praticamente tutta la difesa del Barcellona, lo step back, il tiro forzatissimo, sempre più difficile, Charlie Smith! Charlie in un momento di grazia, 2-3 zona per Marco Crespi, adesso più 11, più grande vantaggio per la Scavolini. Bodiroga nell'angolo per Navarro, perso totalmente, questo tiro ancora una volta lo mandano dentro, sostanzialmente gli dei del basket. Perso Navarro su una situazione abbastanza classica di attacco alla zona, oltretutto una zona 2-3 che può, dovrebbe uscire negli angoli. Ultimi 15 secondi del primo tempo, palleggio per Penn che manda al bar per un attimo Ilieschi, vuole spazio per penetrare evidentemente verso la linea di fondo, attacca Penn, rischia di perdere la palla, la trova Gigena che va all'interno dell'area con una cosa che definire inguardabile è complimentoso, poi Davis per Ilieschi sulla sirena, tiro
tiro molto importante, sbagliato da Vlado Iljeski. Primo tempo di grandi emozioni e sono appena cominciate. Scavolini avanti 46-38. Più volte per Scavolini, due esagerazioni in pareggio in questo primo tempo di Skounipen, quasi pagate. Due cose di Gigena, concesso tiro da qui in angolo a Navarro e l'entratone lì veramente fatto molto male lì, quindi Gigena non è entrato in partita, ovviamente non gioca e quindi difficile per lui entrare. Il pazzesco canestro di Charlie Smith nel bene per la Scavolini, 27 della coppia Penn-Smith, 14 di Scuni, 13 per il Ragno, 6 di Malaventura con due triple, 11 su 19 nel tiro pesante. Nel male le 13 palle perse, i 13 punti concessi a Navarro e l'alta percentuale concessa agli avversari da sotto, 9 su 18, ma ricordate era 3 su 11 a un certo punto, vuol dire che 6 degli ultimi 7 tiri da 2 il Barcellona li ha messi. All'intervallo Christopher parlerà della difesa interna, soprattutto di Mottola e come si chiama, Frosini, e poi dirà: ehi, secondo tempo, anche se Bodiroga non ha fatto un gran che finora, 8 punti, non è brutto certo, però attenti con Bodiroga e non concedere mai un tiro da 3 a Navarro. 4-6, 3-8 il parziale del primo tempo, noi ci fermiamo un attimo, tra poco ancora Eurolega dal Palau Blaugrana. Sky Meteo 24 Active, un servizio unico in Italia. Con Sky Meteo 24 Active puoi accedere al mosaico interattivo e ascoltare in ogni momento le ultime previsioni del tempo. Oppure controllare in modo semplice e chiaro che tempo farà in Italia e nelle più importanti città d'Europa e del mondo. Previsioni sempre a 3 giorni, anche per le principali località turistiche. Sky Meteo 24 Active. Tempo presente. DCI 136 cavalli, l'unico con sistema All Mode 4x4. Nuovo X-Trail DCI 2005, tuo da 25.000 euro. Se pensi di aver già visto tutto, passa da Computer Discount. Scoprirai un modo nuovo per vivere le tue emozioni tutte le volte che vuoi. Riprendile, rivedile e godile con i tuoi cari con l'elegante Multi-Motion Box. Potrai guardare la TV o ascoltare la tua musica mentre rivedi le foto digitali, navighi in rete o registri i tuoi film. È la soluzione studiata per te dagli specialisti Computer Discount. E se vuoi, te la installeranno a domicilio. Perché le migliori novità sono solo da Computer Discount. Solo con Sky Sport il campionato di Serie A è veramente interattivo. Sul canale 205 Diretta Gol, quando compare il pulsante verde in alto a destra sul tuo schermo, puoi accedere a Sky Sport Active. Con il mosaico interattivo puoi passare da un campo all'altro e, selezionata la partita di tuo interesse, con la nuova funzione Goal Alert sarai sempre avvisato dei gol segnati nelle partite in corso. Premi OK per vedere subito il replay. Un campionato veramente interattivo, un'offerta ancora più ricca. Tutta la Serie A in esclusiva è solo su Sky Sport. Cosico Field House, Reggie Miller che discute con gli arbitri nella gara con i San Antonio Spurs. Gara storica per Reggie, questo suo secondo tiro libero gli regala il punto numero 25.000 in carriera. 25.000, mica pizza e fichi. E qui Reggie Miller va anche col palleggio, arresto e tiro per il più 12 per i suoi. Poi ancora tanti Pacers, contropiede ancora per Indiana. Austin Crusher sulla corsia di destra va a concludere due appoggiati alla tabella, 18 con 6 su 10 dal campo. Terzo quarto, Indiana in controllo, Stephen Jackson spalle a canestro, si gira, lascia lì Beno Udrich, va a segnare anche con il fallo, 6 su 17 dal campo per Stephen Jackson, anche 5 assist più 14 per i Pacers. Poi Anthony Johnson dall'angolo tripla, 18 e 8 assist partendo dal quintetto.
Grande prestazione di Anthony Johnson, ancora Indiana sopra di 15, poi Stephen Jackson con layup rovesciato. Saranno 18 alla fine i punti per lui. Ancora Reggie Miller, il protagonista di questa gara, va a chiudere con un altro canestro da fuori. 21 con 6 su 13 dal campo. Il finale 100 a 93 per i Pacers. 13esimo giocatore nella storia dell'NBA a raggiungere i 25.000. Terza sconfitta in fila per gli Spurs. A Charlotte, Steve Nash a firmare autografi prima della partita, a consegnare assist durante. Sono 10 ancora una volta per lui, 9 su 11, 10 rimbalzi invece per Sean Marion. Joe Johnson va a segnare spalle a canestro con il fallo anche di Gerald Wallace. Poi ancora lui, 26, 9 su 22 dal campo. Dall'altra parte poi nel secondo quarto Gerald Wallace si rifà andando a rimbalzo in questa maniera. 17 uscendo dalla panchina, ma Phoenix ancora a più 14. E rivediamo ancora la giocata di Gerald Wallace. Phoenix però non si marcano i tiratori, molto grave perché Sean Marion va a mettere la sua unica tripla della gara e quella del più 17. Poi Leandro Barbosa, 20 minuti in campo, va a trovare Amari Stoudemire, addirittura 62 a 33, si può rilassare anche Steve Nash. Dal terzo quarto ancora tanti Suns, ancora Stoudemire, 9 su 18 dal campo, 14 rimbalzi. C'è spazio ancora per Sean Marion che va a schiacciare dall'alley-oop, 26 punti nella sua partita, ancora più 20 Suns. Il finale è ancora per Stoudemire, 26 anche per lui, 3 stoppate, 120 a 105 per Phoenix, 28esima vittoria in trasferta, ma soprattutto nona vittoria in trasferta consecutiva. Al Wachovia Center, dove arrivano i Pistons, non c'è Richard Hamilton, c'è invece Chris Webber, il quintetto base per i Sixers. Andrei Iguodala va a trovare proprio l'ex Sacramento Kings che si gira col turnaround jumper, 9 su 19 dal campo, Philadelphia in controllo a più 12. Poi Allen Iverson per se stesso, 8 palle perse ma anche 10 assist e 5 recuperi nella sua partita. Ancora lui va a penetrare, 15 su 26 dal campo, questa è la sua statistica, Philadelphia addirittura a più 17. Poi ancora a cercare sotto canestro Chris Webber, Iguodala lo vede, canestro al volo per C-Web. 19-5 rimbalzi più 20 Sixers, Chauncey Billups per Rashid Wallace, 17-9 rimbalzi, 6 su 18 dal campo, prova a riportare sotto di 11 i suoi, ma i Sixers di oggi hanno un Andrei Iguodala addirittura stellare, qui va a mettere questa schiacciata sul passaggio di Allen Iverson, 10 punti, 10 rimbalzi, 10 assist, prima tripla doppia in carriera per lui, chiude Iverson, 39 per D'Answer, 107-84 al finale, quarta vittoria nelle ultime 6 per i Philadelphia 76ers. E qui vediamo le migliori squadre della Lega. Phoenix Suns in testa col 76%, attaccatissime le altre due, Miami Heat e San Antonio Spurs, un po' più indietro Sonics. Occhio a questa classifica perché vale la bella in casa la finale NBA. Antoine Walker e i Boston Celtics arrivano al Madison Square Garden in cerca dell'ottava vittoria consecutiva, non succede da 12 anni in casa Boston. Nel primo quarto Jamal Crawford con la tripla vuol far ripensare i Celtics, 31-22, 5 su 10 dall'arco per Jamal Crawford. Poi Maurice Taylor, 13 punti e 10 rimbalzi uscendo dalla panchina, ancora più 9 New York, ancora Jamal Crawford in transizione, guardate cosa tira fuori dal cilindro, o meglio che coniglio tira fuori dal cilindro, 21 punti, 7 su 12 dal campo per lui, New York sempre in controllo. Poi Stephon Marbury va a segnare da sotto, 12 punti e 7 assist nella sua partita, sempre New York in vantaggio di 15. Antoine Walker prova a farsi sentire, a riportare sotto di suoi i 13 punti, 13 e 10 rimbalzi per Walker. Poi Trevor Ariza in campo aperto sulla linea di fondo, o meglio a difesa schierata sulla linea di fondo, 14 e 6 rimbalzi per Ariza. Jamal Crawford è lui l'eroe della partita, va ancora con una penetrazione nel traffico alla sua maniera, 8-3-6-6, partita già finita da un po', ma ancora Tim Thomas va con la schiacciata per uccidere i Celtics, 90-70, il finale sarà 107-82, 4 su 8 e 13 punti per Tim Thomas, 52% dal campo per i Knicks. Al Target Center di Minneapolis Kevin Garnett salta sulla palla 2, la palla arriva nelle mani di Troy Hudson, si ferma e ride, il quesito è perché ride Troy Hudson, perché è caduto il parrucchino all'arbitro, perché Maguire, o meglio a Maguire sono caduti i pantaloncini, o perché Kevin Garnett sta facendo i piegamenti sulle braccia, o nessuna di queste. Andiamo a vedere la risposta, Kevin Garnett pompa
dopo la palla contesa. Un po' di show, un po' di cabaret per il numero 21. Tutto abbastanza facile per Minnesota, che qui va proprio in contropiede con Troy Hudson dopo un recupero. 18,5 assist per lui, 24,13 rimbalzi per Garnett, anche 5 assist che va a segnare alla sua maniera. 4 giocatori uscendo dalla panchina in doppia cifra per Minnesota. 20 punti a testa per Magloire e J.R. Smith. Questa è la lotta per l'ottavo posto ad ovest che sembra in mano dei Nuggets. 36 vinte e 30 perse. Minnesota leggermente dietro, 2,5 partite di differenza. Sembra invece spacciata la formazione di Los Angeles con i Lakers in grave ritardo. Dallas contro Golden State a D Arena. Dirk Nowitzki a scaldarsi prima della partita, Baron Davis a scippare Josh Howard durante, va anche con la schiacciata il barone, 8 assist, 4 recuperi per lui. Poi Dirk Nowitzki va con la tripla, 2 su 4 dall'arco, solito tiro ad alto coefficiente di difficoltà. Ancora Baron Davis, vede arrivare Zarco Chaparkapa, va con il canestro, 12 in 25 minuti. Poi Mike Dunleavy vuole il fallo, si arrabbia con gli arbitri perché glielo fischiano invece contro. Questa è la reazione di Mike Dunleavy: mi avete rotto le scatole, via la maglia, che prende un fortunato possessore di uno dei biglietti delle primissime fila. Eccolo lì con la sua nuova maglia di Mike Dunleavy. Ancora qui Keith Van Horn con la tripla, uscendo dai blocchi, 8 su 11 dal campo, 24 punti uscendo dalla panchina, 29-10 rimbalzi per Nowitzki con 9 su 14 dal campo. Vincono i Mavs 109-97 nonostante un po' di storie tese alla fine. Sesta vittoria nelle ultime 7. Stop dopo 3 gare per i Warriors. Questo è Gorbaciov, questo è Reagan, questo è Massimo Fini. Cosa c'entrano? Beh, insomma, lo vedete. Ti piace avere un nome da ministro degli esteri? No. Un giudizio... Fini sbagliato, io lo chiamo. Un giudizio su di te che ti dai da solo? Un soldatino di piombo molto ubbidiente. Massimo Fini, a Severini alle 10, sabato 10 di sera, domenica 10 del mattino, Sky TG24, canale 500 del telecomando 500. Grazie Massimo, grazie a voi. Amore? Adriana? Ho un appuntamento importante. Cosa mi metto? I just wanna live. Anche l'occhio vuole la sua parte. Passa a Team Turbo UMTS. Le videochiamate sono gratis fino al 31 dicembre. Scusa il ritardo, ma non sapevo cosa mettermi. Le mani che lavorano e si sporcano hanno bisogno giorno dopo giorno di un'attenzione particolare. Nettuno. Igiene e protezione per le mani che lavorano. Con un semplice gesto, 800.000 aziende italiane sono cresciute utilizzando i finanziamenti e i leasing di Banca Italisa. Un gesto vincente per sviluppare il business e migliorare la vita. Banca Italisa, la banca che accende il futuro. Snaidero, cucine per la vita. Il bello dello sport è che non conosce limiti e per i campioni nulla è impossibile. Si può fare nella vita. Basta volere. Ogni settimana storie, approfondimenti, risultati di tutte le discipline sportive. In compagnia di amici molto speciali. Credo che i disabili ci mettano un'energia in più. Hanno qualcosa dentro che noi non abbiamo. Perché è sempre importante partecipare, ma niente è come vincere. Fabrizio Macchi conduce Vincenti, tutti i giovedì a 12:30 su Sky Sport 2. Ancora la Palau Blaugrana di Barcellona, i sostenitori della Scavolini che sono arrivati fino a qui a fare il tifo per Skounipen e compagni. Si riparte dal 46-38, vantaggio Scavolini, l'incredibile sparatoria da 3 per la squadra pesarese, 4 su 5 Penn, 2 su 3 Motola, 3 su 7 Smith, 2 su 3 Malaventura, la chiave del vantaggio nel primo tempo. Vi devo anche delle scuse e una spiegazione, ho parlato di 13 palle perse della Scavolini quando in realtà sono 3, però una colonna dello scouting intitolata PER
Io credevo che in Spagna significasse perdidas, ovvero sia palle perse, invece significa personals in catalano. Scusatemi, le palle perse sono 3 e non 13, però sono state 3 brutte palle perse per la Scavolini. Smith va dentro fino in fondo, appoggia al vetro, l'eleganza fatta giocatore. Charlie Smith, un altro arcobaleno qui, la chiave però è Archibald, che ha segnato solo 3 tiri liberi, penso 3 punti nel primo, primi 2 quarti. Lui deve segnare punti, non far falli a sciocchi e non concedere tiri. Uno basso, il gioco chiamato dal Barcellona, molto lento lo sviluppo, Bodiroga non esegue la situazione di bloccare il bloccante, Fucsca va dentro, usa la sua mano sinistra, restituisce a Charlie Smith quello che Charlie Smith idealmente aveva messo dall'altra parte. Ancora una volta si chiude poco e male la difesa della Scavolini sulle penetrazioni degli avversari, blocco da parte di Reyes, Penn attacca, prende il tiro da 3 e voilà, è ancora lui, Scoonie Penn. Ma se io fossi al posto di Marco Crespi, metto Reyes a Fucsca e mette Archibald contro Davis, faccio un cambio difensivo subito. Palleggio di Ilieschi contro Scoonie Penn, sale per ricevere Della Fuente, si riaccoppia Charlie Smith, uscita per Ilieschi in ritardo, Penn, tiro da 3 di Ilieschi, molto facile, troppo facile su una situazione in cui Scoonie Penn da dietro aveva chiamato vedendo il ritardo cambio al lungo, il lungo non è riuscito a scalare, a cambiare, ha tirato Ilieschi, ha mandato a bersaglio un pallone che potrebbe anche sbloccarlo. 5 punti per il Macedone, 8 di vantaggio per la Scavolini, ancora Scoonie Penn con un altro tiro da 3 e un altro canestro da 3. Well, Scoonie Penn va 20 punti proprio alle primi 54 da Scavolini e deve lui giocare così, tirando ogni volta che ha un millimetro di spazio. Ancora l'uscita stavolta per Bodiroga, che viene inseguito da Marco Milic, si stacca Milic temendo la penetrazione del suo avversario che attacca Archibald, buono questa volta l'aiuto di Reyes. E ripeto, il problema è che quello lì si chiama Dejan Bodiroga. No, Dejan Bodiroga, ma anche Robert Archibald, che non tiene nessuno. Entrata di Fucsica, c'è entrata di Archibald, un'altra entrata, c'è proprio lui, deve difendere. Smith attacca Della Fuente, recupera l'equilibrio, viene pressato, schiaccia per terra per Reyes, Della Fuente non gli permette di ricevere il passaggio di ritorno. Reyes, passo di croce, gran movimento, segna, subisce il fallo, entra in netta col tiro libero, supplementare, un leone. Anche allo scadere di 24 secondi, canestro fatto, tiro libero, guarda qui, questo è veramente buono, passo di incrocio, ma neanche, ha fatto solamente un perno lì, è andato molto bravo Thomas Reyes, canestro importante. Ma adesso Reyes e Archibald devono cominciare a difendere, sono meglio atleticamente che Frozen e Motola, ma devono difendere, muovere i piedi, parlare, cambiare. Reyes completa il gioco da 3 punti col tiro libero supplementare, 12 di vantaggio per la Scavolini, massimo vantaggio per la squadra pesarese, ultimi 7 minuti e mezzo del terzo quarto. Palleggio per Dejan Bodiroga, Archibald che accetta il cambio, anche se poi il cambio lo prende solo in teoria, adesso è giusto concedere questo spazio a Bodiroga. Arriva il raddoppio di Scoonie Penn, palla nell'angolo per Fucsca, Mili ce lo capisce, prende il contatto, non lo sfondamento, Bodiroga con l'arresto, il tiro allo scadere dei 24 secondi, fischio arbitrale su un altro contatto un po' veniale da parte di una difesa che, proprio come l'attacco della Scavolini, vive solo di capolavori e di disastri. Qui peraltro dovrebbero spiegarci esattamente cosa avrebbe fatto Milic, o capolavori o disastri, in mezzo non c'è quasi niente. Loro non hanno via di mezzo proprio, assolutamente, cioè è per scambio alti e bassi, perché così vincono partite, perdono una partita, per partite grandi, partite pessime, devono trovare la costanza. Forse hanno cominciato a trovarla dopo la vittoria contro il Real Madrid, battendo in campionato la Clima Mio. Il disdoro da parte di Manolo Flores, che certo non credeva in questa partita di vedere 3 errori su 7 tentativi. Adesso su 8 di Dejan Bodiroga ai tiri liberi, 11 di vantaggio per Pesaro, 7 minuti da giocare nel terzo quarto e poco più. Palleggio per Scoonie Penn, blocco da parte di Reyes che poi prende in faccia la palla scaricata improvvisamente da Scoonie Penn, già dall'altra parte Rodrigo Della Fuente, stoppata a 2 mani, incredibile, ma la palla schizza nelle mani di un giocatore del Barcellona, il solito presentissimo Navarro. Navarro con il suo arcobaleno veramente le ha fatto pagare questo errore di Penn, ha forzato l'azione, Penn ha pagato. E adesso si sente come se si sente il tifo del Palau Blaugrana, perso totalmente Archibald, gran giocata di Milic, un po' da panico qui la difesa del Barcellona. Esattamente, è stato lasciato libero Archibald, con questa schiacciata chissà se si è sbloccato un attimo lui.
primo canestro dal campo dello scozzese. Bodiroga ancora sfidato al tiro e ancora primo ferro, rimbalzo di Archibald che apre per Scooney Penn. Penn in contropiede per Charlie Smith, c'è Ress in post basso, riceve ancora Scooney Penn, Crespi dalla panchina fa segno, calma, calma, ricezione per Ress, attacca, va fino in fondo, tiro morbido, Thomas Ress! E time out per Manolo Flores, ma guarda caso Flavio, Archibald schiaccia qui, rimbalzo là, e bisogna coinvolgere lunghi, ma loro devono segnare punti. E la cosa più importante, abbraccio in corsa, lo avete visto a Thomas Ress, gran partenza di Ress. Ragazzi, questi due movimenti contro Fucca e contro Devin Davis, direi che si lasciano guardare come si è lasciata guardare questa stoppata muro di Thomas Ress. E poi Navarro col classico canestro navarriano. Ma Navarro è veramente una volpe, c'è proprio... è lì presente su ogni cosa. Qui abbiamo rivisto la situazione in cui Archibald non ha concesso il cambio a Scooney Penn, peraltro Penn dall'altra parte. Come si può spiegare una cosa del genere? Ripeto, 3 su 19 in top 16 da 3 per Scooney Penn in stagione regolare. Per Scooney Penn 7 su 21 da 3 farebbe, salvo ognuno, un totale di 10 su 40. Arriva la partita dell'anno, del secolo, della vita, 6 su 7. Qual perché è deciso questa sera? È perché sta scegliendo bene il tiro e poi ovviamente una serata di grazie. 6-1, 4-8 il vantaggio della Scavolini, lo stesso punteggio con cui guidava il Barcellona sul campo del Cesca dopo tre quarti di gioco nell'ultimo turno. Cerca la palla Penne, non dovrebbe fare una cosa del genere, si espone alla bomba di Navarro, esce il tiro, rimbalzo di David Davis, fallo di Archibald. Questa è la mentalità sbagliata secondo me, Penn non deve rubare quella palla ma deve difendere, in questo momento deve lasciare che il Barcellona si guadagni dei punti, non certo cercare di allungare il parziale. Ma lui fa questo difetto e anche Charlie Smith ha questo difetto, cercano, e anche Milis per la verità, cercano di intercettare una palla, cioè rischiando tutto, e dopo le difese rimangono 4, loro sono in 5, qualcosa succede. E tanto è vero che hanno questo difetto che Scooney Penn è primo nei recuperi in top 16, Smith è secondo, Archibald è quarto. Non che i recuperi siano qualcosa di negativo, però cercare sempre e comunque il recupero è alla lunga qualcosa che può essere negativo. Quando è venuta la statistica palla recuperata in NBA, steals, palle rubate, Red Auerbach dice non, il grande mitico del Boston Celtics, non mi piace, perché se uno cerca 10 palle rubate e non riesce, cosa dobbiamo dire? Archibald rischia lo sfondamento, poi si butta dentro come un kamikaze e va per terra subendo fallo. Ottimo, non fischio arbitrale, ve lo posso assicurare anche prima del replay, su un tentativo clamoroso di simulazione da parte di Devin Davis, ai limiti della punibilità, anche ai limiti dell'antisportivo, il contatto su Archibald. Che il Barcellona però provi a pressare, provi i tuffi, provi queste situazioni, ci dice che Manolo Flores tanto tranquillo non deve essere. No, ti dico un'altra cosa, Davis ha avuto un avviso da Milic adesso, Milic molto sottovoce ha detto, amico fai questo così, deve passare sopra di me. Archibald mette il tiro libero, 4 su 5 liberi per lo scozzese che credo sia destinato a uscire, dovesse segnare questo tiro libero a vantaggio di Ale Frosini. Il clima è di quelli in cui l'esperienza è un valore aggiunto. Archibald segna, suona la sirena dal tavolo, cambio per la Scavolini, fuori lo scozzese, dentro Ale Frosini a far coppia con Thomas Ress, Milic, Smith e il magico Scooney Penn di stasera completano il quintetto di Marco Crespi, che sceglie la zona per difendere contro l'attacco del Barcellona. Bodiroga dal palleggio, Penn adegua nella zona di Navarro, ricezione per Devin Davis che ha molto spazio, salta inutilmente Charlie Smith, ancora una volta la mentalità non è quella di risolvere il problema difensivo in 3 secondi, quella deve essere la mentalità del Barcellona sotto di 13, non della Scavolini sopra di 13. Guarda, i tentativi di stopparle, i tentativi di rubare la palla si paga spesso perché le fanno una finta, soprattutto figuriamoci Navarro, Bodiroga, in questo caso Davis, che non è esattamente la biblioteca per quanto riguarda la tecnica. Devin Davis in lunetta ha iniziato questa partita senza errori in top 16, subito ne ha fatti due, questa volta va a bersaglio, è il 14esimo rimbalzista della top 16 in questa partita, finora ha fatto più male al rimbalzo che in generale in attacco l'ex giocatore del Breogan di Lugo, che arriva al terzo punto della sua partita, tutti dalla lunetta, non ha più sbagliato dopo quello 0 su 2, riavvicina in qualche maniera il Barcellona, ultimi 5 e mezzo abbondanti del terzo quarto.
quarto, ancora pressing da tutto campo per i Blaugrana, rimessa pericolosa per Schoonipan che ha davanti il campo aperto, lo prende, cerca Frosini, prodigioso recupero di Devin Davis, questa è veramente una grande giocata, deve rientrare la Scavolini e resta spettacoloso, gli arbitri non fischiano, uno sfondamento assolutamente da fischiare, centro-area per Navarro, fuori la palla per il piazzato da due di Della Fuente, sbagliato Davis nella spazzatura, trovando posizione davanti a Thomas Ress, ributta fuori per Della Fuente, altro tiro piazzato, questo da tre, scheggia il ferro, rimbalzo per la Scavolini, mamma mia che emozione, drammatico errore di Frosini con un assist al bacio, qui non ha tenuto la palla. Adesso blocca Frosini per Charlie Smith, poi blocco di Rens per Malaventura, spazio per il pick and roll a uscire di Malaventura con Thomas Rens, altri due giovani italiani protagonisti in questa azione, cambio accettato da Fucca, Malaventura, arresto, tiro sul 24esimo secondo, il canestro di Malaventura che dovrebbe essere convalidato, vediamo qual è la decisione arbitrale, non mi sembra che ci sia assolutamente da discutere, non solo è convalidato, c'è anche un altro fischio arbitrale, vedo che la Scavolini resta in attacco e fallo sul tiro, mamma mia, Malaventura e Rest, ragazzi, Malaventura e Rest, i due giovani italiani e grande mossa, importante mossa qui, parte Flores, esce Gregor Fucca e entra Marc Gasol che ha risolto la partita a Cesca. Res 1980, Malaventura 1978, certo non sono degli infanti, però non sono neanche dei veterani, questa è probabilmente la partita più importante delle rispettive carriere, fanno cose importanti in questo terzo quarto, più 14 per Pesaro, Della Fuente nell'angolo per il palleggio di Navarro, Res consegna Navarro a Smith, poi adegua molto bene il Bolzanino, palla nell'angolo per Della Fuente che finisce nella trappola difensiva della Scavolini, recupera la palla la squadra pesarese che continua adesso ad avere parecchio da questa zona anche grazie alle paure degli avversari, blocco di Frosini molto corretto, uscita di Malaventura, poi anticipo forte su Schoonipan, lo stesso su Smith che riceve comunque il consegnato, ultimi 10 secondi, il palleggio di Charlie Smith contro Della Fuente che non va sfidato in palleggio, è una parte del piano di gara della Scavolini, Smith se la scorda e paga con la palla persa. Well, poco gioco di squadra, questa volta Charlie Smith ha voluto su tiro cadendo indietro, è proprio esagerato, palla persa, banalmente brutta palla persa a più 14, si segnano lì e vanno a più 16, cambia tutta la faccia della partita. Pronti Milic e Mettola a tornare per Marco Crespi, grande ammiratore di Della Fuente che, ripeto, ha detto ai suoi giocatori non sfidiamolo dal palleggio, grande difesa qui di Schoonipan, dentro la palla per Gasol, buona circolazione, tutti però cercano Bodiroga che rischiaccia per terra, una palla per un altro piazzato e un altro errore di Della Fuente, Della Fuente è un mago difensivo, però adesso sta sbagliando parecchi tiri liberi, non quelli dalla lunetta, ma liberi per libertà. Arrivano a lui, non a Navarro, sfortuna per loro. Il palleggio da parte di Schoonipan, alza il volume della radio difensiva, il Barcellona, arriva il fischio arbitrale, questa volta molto coraggioso e puntuale, che punisce la squadra che ha il vantaggio del fattore campo e manda in bonus in questo momento la Scavolini. Esattamente, allora, questo è il quarto fallo qui, dopo avranno i tiri liberi Scavolini con 3:28 da giocare, ultima volta che devono rimettere la palla. Fuori Res, fantastico, dentro Mötola, rimessa di Schoonipan per Marco Milic, palla nelle mani di Mötola, totalmente a freddo, ma lui è finlandese, il freddo lo ama, tre punti, hanno Mötola. Prima volta più 17 Scavolini, devono avere adesso Flavio killer instinct, chiudere la scatola, mettere il coperchio. Il palleggio di Dean Bodiroga, palla per Grimau, mette anche lui la palla per terra e torna da Bodiroga che prova a cercare un altro compagno, e Navarro su cui lavora bene Schoonipan, penetrazione di Grimau, tiro difficile, grandissimo canestro, Roger Grimau. Roger Grimau è un combattente, è un lottatore, non è un giocatore di pallacanestro, ma abbastanza buona con il suo atletismo a fare qualcosa, lì ha risolto un piccolo problema per loro. Milic schiaccia per terra per Schoonipan, Pan che lavora dal palleggio contro Navarro, riapre circolazione tramite le mani di Milic per Malaventura, troppi palleggi in questo attacco della Scavolini, ultimi 5 secondi dei 24, Malaventura allo scadere dai 24, fantastico Matteo Malaventura. Malaventura due volte ha forzato lo scadere dei 24, due volte ha segnato, uno da 3, uno da 2, veramente un'ottima prestazione. In tre partite e 29 minuti, 0 punti contro il Barcellona, stasera al Palau Blaugrana
la prova del fuoco per Malaventura, fischio contro Mottola che certo tutto può rischiare tranne che un fallo tecnico in questo momento. 11 spaziali punti di Matteo Malaventura. Malaventura ha fatto nella partita della vita, lui ha fatto la partita della vita. Ilievski entra, esce Dejan Bodiroga. Malaventura, due sole partite su 18 in doppia cifra, 11 sul campo dell'Olimpia Lubiana, 10 sul campo dello Žalgiris a Kaunas e già a season high, massimo stagionale in Eurolega pareggiato. Matteo Malaventura, ancora c'è parecchio da giocare, palla ributtata fuori per Grimau, poi Ilievski per David Davis, taglio di Marc Gasol, questa volta in netto ritardo Hanno Möttola. Non è certo la squadra Scavolini che possa permettersi di tirare il remi in barca a 12 minuti dalla fine su un campo del genere. 15 di vantaggio per Pesaro. Möttola mette la palla per terra, trova Milic in uscita dal blocco, poi Skounipen, Frosini aggiusta il blocco, fallo in attacco e questo è un errore che ti aspetti da tutti ma non da Ale Frosini. Ma Frosini non sta giocando bene questa sera, ma guarda qui com'è, perfezione il blocco, ma Frosini lascia perdere, sei grande, grosso, sei già un ostacolo lì, cosa vuoi fare? Qui giustamente dice time out, parliamoci un attimo prima di perdere il filo del discorso. Giustissime le considerazioni su Frosini, però alla luce del replay è anche da sottolineare il fatto che io non ho mai visto uno che esce difensivamente da una situazione di blocco in tuffo, si fa le parate a calcio, si fa le schiacciate a basket, ma uscire dai blocchi difensivamente non si esce così se non si vuole cercare di attirare l'attenzione di qualcuno vestito o di grigio o di arancione. Arancione questa sera, comunque Frosini viene fischiato per il fallo, tu non puoi perfezionare niente e lui qualche volta mette le... cioè, comunque non deve essere fischiato per questo fallo qui, questo è sicuro, e con lui e Möttola in campo non sono velocissimi indietro in difesa, gli arbitri vedono queste cose. Matteo Malaventura, uno su uno ai liberi, due su due da due, due su tre da tre per un giocatore che si è presentato a questa gara con il 18% da due e il 27% da tre in Eurolega. Una maturità, un coraggio, una capacità di essere protagonista e avete visto come ha preso i tiri tre volte in questo terzo quarto allo scadere di 24 secondi, davvero da sottolineare 10 volte. Ah, da come Bodiroga fa queste cose qua, se lo fa Bodiroga, fa canestro, noi diciamo, che bravo Bodiroga, l'ha fatto Malaventura, l'ha fatto anche bene. E Bodiroga ha i punti di Malaventura o viceversa, se preferite 11, palleggio di Ilievski, ricezione per Grimau, zona ancora per la Scavolini, la palla nelle mani del numero 44, poi Gasol che scarica ancora per Grimau, linea di fondo, ributta fuori per Ilievski, la finta sul recupero di Malaventura, altra deviazione da parte di Milic, non tira nessuno in casa Barcellona in un quintetto in cui c'è Ilievski, c'è Navarro ma non c'è in questo momento Dejan Bodiroga, quindi lavorare nella zona di Navarro è fondamentale. Vediamo qual è la scelta di Marco Crespi, sempre zona Navarro, tira praticamente da centrocampo, sbaglia, rimbalzo toccato due volte da Milic nelle mani di Frosini e da questi in quelle di Skounipen. Grande partite Milic, è anche molto ordinato, fuori le sue personalità, grande Milic questa sera. Möttola per Malaventura contro Ilievski, schiaccia per terra la palla per Skounipen, blocco di Frosini che non riesce a ricevere la palla, poi la tocca ma non riesce a controllarla e Ilievski scatena dall'altra parte davanti a tutti Navarro che porta a casa il fallo di Hanno Möttola. Rischio della coppia Pen-Frosini, Pen con un passaggio difficile, Frosini che ha cercato di tirare immediatamente invece di salvare quel pallone, questo è il risultato. Guarda esattamente, proprio qui facile azione per Navarro, qui veramente Frosini non riesce a muovere verso la palla, a prendere la palla questa sera. Grandissima ammirazione per Navarro, però onestamente questo tipo di esibizioni, quella di prima in difesa, questa di adesso in attacco, se le potrebbe vista la classe risparmiare. Esattamente, lui è un grande attore, grande cascatore, grande stuntman eccetera, ovviamente anche un grande giocatore. Meno 14 per loro adesso, meno 13, attenzione a... Attenzione, è lunga, lunghissima, una vita, due vite, 11 minuti e 2 secondi, Grimau va vicino al furto su una rimessa difficile per la Scavolini che dovrà considerare ogni ricezione da qui in avanti come un rimbalzo, come la ricezione della vita. Pubblico imbufalito per il fischio contro Grimau che peraltro, come vedete, ci può stare abbondantemente. Esattamente, però non si può Scavolini mettere in dubbio una rimessa dalla linea di fondo, no, è veramente una cosa da non fare.
assolutamente una cosa da non fare, però è anche vero che Malaventura proteggeva la palla, l'ha persa solamente per il contatto con Grimau. Due tiri liberi per Malaventura, fazzoletti bianchi come ogni volta che si vuole contestare l'operato degli arbitri in Spagna. Malaventura in 341 minuti di Eurolega prima di stasera, 4 su 5 ai liberi. Stasera sta per tirare il secondo e poi il terzo della sua partita. Com'era il titolo di quel film, Tutto in una notte? Tutto, esattamente, c'è proprio questo ragazzo qui, è veramente la stella della partita. E fa 2 su 2 senza tremare, zona ancora per la Scavolini, ultimi 60 secondi del terzo quarto, il palleggio per Vlado Ilieschi, uscita per Grimau, palla nell'angolo per Navarro che ributta fuori per Grimau, Ilieschi piedi per terra, il tiro esce malissimo dalle sue mani, poi si lotta a rimbalzo e Frosini nel traffico fa il Frosini controllando la palla. Guarda, questo è il Frosini che conosco io, che prende la palla veramente sporca, molto bravo questa volta Ale. Palleggio per Marco Milic, ultimi 30 secondi del terzo quarto in arrivo, Milic palleggia, attacca, poi in estensione piena, sbaglia, deviazione di Reis che controlla il pallone, fischio arbitrale che segnala un'irregolarità da parte di Thomas Reis. Reis si è appeso al ferro ma solamente cercando la schiacciata, comunque sia cosa fatta capo a. Grande cosa da parte di Marco Milic, anche un po' di sfortuna. Esattamente, la palla doveva andare dentro e il Reis ovviamente cercava di schiacciare, ma è un'infrazione. Giusto il fischio arbitrale, anche se un eventuale fallo di Devin Davis non sarebbe stato proprio scandaloso, scandaloso. Ultimi 15 secondi del quarto, palla alzata per Grimau che la controlla a fatica, scarica per Navarro che incrocia davanti a Malaventura, alza la parabola, un canestro della bomba da Navarro. C'è ancora un po' di tempo per la Scavolini, Malaventura contro Davis, attacca, arresto, tiro, per poco non gli fa anche questa, sbaglia l'ultimo tiro Malaventura dopo aver sbagliato pochissimo in questo terzo quarto. Ultimi 10 minuti tra poco su Sky Sport col canestro di Navarro, il tabellone dice Scavolini 73-73, Barcellona 60-60. Tutti i college americani, tutte le star del futuro, tutti siete invitati a vivere un marzo di pura follia. Non ci sono favoriti, previste sorprese e meraviglie. Per chi perde non c'è scampo, per chi vince una magica avventura, le Final Four. NCAA March Madness, Regional Semifinals e Finals, da lunedì 28 alle 15 su Sky Sport 2. Siamo tornati alla Palau Blaugrana di Barcellona, 7-3 Scavolini, 6-0 Barcellona, Flavio Tranquillo, Dan Peterson per Sky Sport, i 10 minuti più importanti della stagione di Scavolini e Barcellona. E coach, facciamo un patto, tutto quello che diciamo noi prendetelo veramente con le pinze, abbiamo detto, ma quando mai la Scavolini può fare un altro quarto come il primo da 26? Esatto, infatti ne ha fatti 27 nel terzo. Esatto, hanno fatto una media adesso quasi di 20, più di 24 punti a quarto, quindi stanno giocando molto bene in attacco, devono chiudere in difesa. 14 su 23 da 3 per la Scavolini, ma questa è una partita da vincere negli ultimi 10 minuti esattamente in difesa. Vediamo il primo possesso, Navarro contro Malaventura che muove i piedi ripetutamente, alla fine arriva il fischio arbitrale, ci sarà grande curiosità ovviamente per testare il metro arbitrale in questo inizio di quarto periodo. La buona gara di Malaventura significa anche per Scoonie Penn poter fare più il realizzatore, potersi prendere qualche pausa, e questo è fondamentale. Due guardie, Flavio, non è una brutta idea mai. E in più c'è anche Charlie Smith in questo momento, quindi praticamente tre guardie per Marco Crespi. Ilieschi attacca, Reis che ci mette una mano, arriva il fischio arbitrale da lontano da parte del greco Gondas. La partita sta salendo di intensità, il tifo sta salendo di intensità, penetrazione di Ilieschi, scusate ma qui non c'era proprio niente di niente da fischiare. Ma però la Scavolini ha lasciato il pubblico entrare in partita, il pubblico ha intimidito questi tre arbitri, intimidito, influenzato un po' gli arbitri, adesso fiscano i sospiri alla Scavolini, la Scavolini ha più paura di far fallo, saranno meno aggressivi in difesa, questo non è un buon inizio del quarto quarto.
Iliewski, grande tiratore di liberi, l'ottavo della top 16, è il dodicesimo miglior passatore per assist serviti, è il quarto ladro di palloni della ASB, in cui tra l'altro è anche decimo nella classifica del tiro da tre finora per Iliewski. Una partita calda e fredda di luci e ombre, in totale 6 punti, i primi 2 tiri liberi, uno solo a bersaglio. Scuri Penn in palleggio, contro di lui c'è David Davis. Penn vuole lavorare con il cronometro, più passaggi, meno palleggi, deve essere il credo della Scavolini in questo quarto quarto per non farsi pressare troppo. Charlie Smith, palleggio, arresto, tiro cortissimo, ancora arresto, posizione a rimbalzo, Archibald si addormenta un attimo ma subisce fallo. Cosa sta facendo sotto questo tabellone Tommy Ress? Esatto, Thomas Ress ha tenuto viva la palla, Archibald ha controllato, non si sa. Esatto, Ress qui, azione, tiene la palla viva, Archibald si addormenta lì un attimo, fallo però rimessa per Scavolini. Un altro extra possesso per Pesaro, Res per Scuri Penn, zona mi sembra di capire per il Barcellona, il che tutto sommato permette di gestire meglio la palla alla Scavolini, uscita di Smith, piede a posto da tre, Charlie Smith! Canestro più importante della serata, da più 12 a più 15, adesso devono difendere e non buttare via pallone e non far fare stupidi. Palleggio di Navarro, recupera Charlie Smith, Ress accoppiato con Devin Davis, lo attacca dal palleggio, va in fondo, sbaglia, rimbalzo del più piccolo, un gigante al di là del suo 1,78 m. Scuni Penn lavora in palleggio, non deve essere rinunciatario all'inizio dell'azione. Scuni Penn, ribaltamento di Ress, poi Malaventura ancora per Charlie Smith, attacca dal palleggio, ributta fuori per Malaventura che riattacca dal palleggio perdendo un po' di tempo, dentro per Archibald, ultimi 3 secondi dell'azione. Archibald, partenza un po' laboriosa e poi fallo a dir poco provvidenziale per i marchigiani di Marc Gasol. Well, perché ha fatto un regalo alla Scavolini, altri 24 secondi, adesso anche il Barcellona cade nel secondo fallo pure loro. E Gasol non ha fatto una bella cosa, infatti secondo me uscirà lui per Bodiroga. Coach, detto sottovoce, la zona di Flores sul meno 12 in un momento in cui la Scavolini faticava a far circolare la palla? Esattamente, loro sì, magari lo fa Flores per cambiare il ritmo marcio della partita, ma non ha funzionato per niente. Ecco, non ha funzionato mi sembra una definizione abbastanza generosa da parte di coach Peterson. Rimessa rischiosissima di Smith per Penn, 8 lunghissimi minuti e 18 lunghissimi secondi al termine di questa partita. Possibilità di spendere il palleggio per Scuni Penn, zona ancora nell'angolo, Malaventura non riceve, riceve Penn che prende il tiro, mette la tripla, 6 su 7, no no no, fate 7 su 8. Ah, stavo dicendo, tira, tira, tira Scuni Penn, più 18 Scavolini devono difendere. Navarro chiuso benissimo stavolta da Archibald, butta fuori la palla per Iliewski, poi Grimau per Navarro che rifiuta il tiro, ci mette le mani in cobra Scuni Penn. Bodiroga sul campo per il Barcellona che non trova però il suo punto di riferimento, finora 11 punti per Dean Bodiroga, ultimi 8 minuti, Iliewski ancora contro la zona, Grimau per Devin Davis, cerca la palla Charlie Smith, ancora una volta non deve esagerare, Penn assatanato, indemoniato, dentro la palla per Devin Davis che riapre per Grimau, Grimau al 24esimo secondo, 1 su 17 da 3 in Eurolega, prima di stasera 2 su 2 qui. Unico presente per loro questa sera davvero è lui e non è neanche un grande giocatore. E al 24esimo secondo, questa fuori equilibrio, Charlie Smith per l'uscita di Malaventura, c'è Penn che esce da una serie di blocchi ma viene anticipato fortissimo da Iliewski. Malaventura sta trattando molto il pallone, sta spendendo molto anche fisicamente, palleggio, resto, tiro forzatissimo di Charlie Smith, come Grimau, meglio di Grimau, allo scadere dei 24 pure questo qui, più 18 Scavolini, 7-0-0. Bodiroga per il palleggio di Rugier Grimau, poi Iliewski per Navarro, centro area chiuso ancora da Archibald, ancora Grimau, fate tre bombe. Con Marco Crespi prima della partita segnavamo, un paio le mette, invece ne ha messe tre. Mamma mia, io devo rimangiare ogni parola che hai detto nei confronti di Grimau. Meno 15 per il Barcellona, ultimi 6 e mezzo della partita in arrivo, maglietta la chiamata di Scuni Penn, blocco di Thomas Ress, molto fermo l'attacco della Scavolini, Bodiroga si accoppia con Penn che prova a batterlo in palleggio, arresto e tiro, dentro e fuori ancora Ress a tenere vivo, Archibald da buttare fuori per Scuni Penn. Voglio uno scultore che faccia a Pesaro una statua equestre di Thomas Ress che va a rimbalzo d'attacco. E tutti e due atletici veramente lunghi, Archibald Ress ha tenuto quella palla viva, capolavoro.
Questo proprio non è un capolavoro, ma è la madre delle palle perse. Bodiroga la trasforma in due punti. Pensi arrabbia con i compagni, ma è lui il playmaker. Non può buttar via un pallone in questa maniera, perdendo tempo all'inizio dell'azione. Mi spiace perché è stato a dir poco eroico in questa partita. Si fida Smith di Thomas Reschi, deve mantenere il possesso di palla. Consegnato per Scooney Penn. Attacca Penn e quando attacca è veramente quasi impossibile fermarlo. Qui cerca le spiegazioni con Thomas Ress. I due, sia pur vivacemente, trovano comunque un punto d'incontro. Ecco qui la grande abilità di ball handling di Scooney Penn. Guarda, adesso 5, quasi 6 minuti da giocare, solo più 13, erano più di 18-19. Devono stare attenti questi da Scavolini. Attentissimi. Molto attentissimi, se solo si potesse dire. Taglia Archibald, riceve e subisce il fallo di Devin Davis. Archibald, con la massima presenza che ha fatto vedere in questa Eurolega, anche lui proprio nel momento della verità. Well, esattamente, Archibald che fino a questo istante qua in questa partita non ha fatto un granché, ha qualche fallo di troppo, qualche sbaglio di troppo, ovviamente è sbagliato qui perché hanno staccato il braccio. Due tiri liberi che valgono tanto. 8 rimbalzi nella partita del numero 17 della Scavolini, due tiri liberi davvero importantissimi, il primo dei quali è sbagliato da parte di Bobby Archibald. 67% ai liberi per il Barcellona su 24 tentati, 73 per la Scavolini su 15 tentativi. Scavolini che non sbagliava un tiro libero da parecchio tempo, anche il secondo tiro libero importantissimo per Archibald per mantenere inerzia in questa lunghissima, incredibile partita che deve ancora riservarci tante emozioni. Segna il secondo Archibald, suona la sirena, credo per un cambio, il cambio è del Barcellona, fuori Devin Davis, dentro Gregor Fucsca. Finora Fucsca 4 punti, quelli che aveva segnato a Pesaro nell'ultimo scontro tra queste due squadre, con 2 su 3 da 2, 0 su 2 ai liberi e 0 su 2 da 3, ricezione nell'angolo per Navarro, poi ancora Grimau, pericolo pubblico numero 1, trova Fucsca che viene stoppato incredibilmente da Thomas Ress. Ma è Walton o Ress? Wow, Ress sta giocando una partita strepitosa alla Bill Walton proprio, 2-3 stoppate, rimbalzi, deviazione di rimbalzi, eccetera. Ress contro Bodiroga, lo attacca e porta a casa il fallo. Non sono tanto le stoppate, i salti, questi glieli abbiamo sempre accreditati, è la sicurezza con cui gioca, con cui supera gli errori, con cui attacca dal palleggio di Bodiroga. Guarda, sì, io sono Carlo Recolcati, selezionatore della Nazionale, qui vediamo questa altra stoppata qui della Nazionale. Io stasera sto guardando questo qui, questo è un giocatore di grande interesse, sbaglia però un tiro libero che vale oro. Rivisto al rallentatore, quel pallone è sfuggito a Gregor Fucsca, comunque bisogna sempre andarci e bisogna sempre buttarlo lontano come ha fatto Ress, che è l'uomo ovunque di questo secondo tempo. Segna il secondo tiro libero, 1 su 2 lui, 1 su 2 Archibald, palla nell'angolo per Navarro in ritardo, la difesa, Scavolini, trovato Fucsca, ancora stoppato stavolta da Archibald, non viene convalidato il canestro, sì invece viene convalidato, questa la decisione arbitrale, sembrava una segnalazione contraria, andiamo a rivedere, è difficile vedendo a questa velocità, la discriminante è se il pallone avesse o non avesse già toccato il ferro. Risultato, il canestro è convalidato, 5 minuti, 8 secondi al termine, 8, 4, 7, 3 dice il tabellone del Palau Blaugrana e in lunetta c'è Gregor Fucsca. Well, Gregor Fucsca con un tiro, io non avrei convalidato il canestro, secondo me il difensore Archibald ha messo lui la palla contro il vetro. C'è qualche problema all'occhio, immagino, per Charlie Smith. Ecco qua, forse un problema proprio con la lente a contatto per l'ex giocatore dei San Antonio Spurs. Vediamo se deve uscire Charlie Smith, come in realtà mi sembra sia Scooney Penn, Malaventura, Archibald, Milice e Ress sul terreno di gioco per la Scavolini. Fucsca in lunetta con il tiro libero supplementare, è tornato a segnare Fucsca, sbaglia il tiro libero, Milice con grande presenza, deviazione e poi Archibald per Scooney Penn. Ma almeno c'è un'ottima partita questa. Penn deve essere un vero playmaker adesso. Archibald, blocco regolare a vantaggio di Penn, poi Ress che deve consegnare a Malaventura, ancora i due giovani italiani in campo nei momenti che scottano. Altro blocco di Archibald, altro palleggio per Scooney Penn, attacca Ilieschi, poi torna sui propri passi, forza il tiro da tre, sbagliando la rimbalzo Archibald e ha la freddezza di tornare fuori. Bravo Archibald, bravissimo Archibald, super Archibald, super Archibald. Milic avrà due tiri libri e non è esattamente un fulmine nei tiri liberi, Grimau ha speso il fallo bene.
pronto a tornare Charlie Smith. I rimbalzi d'attacco di Rest, di Archibald, di Frosini, di Milic, di tutti nel secondo tempo, la fotografia della gara. Tu hai menzionato Archibald, Rest, Milic, tre atleti, e Crespi è andato con gli atleti, è stato premiato, e Milic ne fa un tiro libero. Però in un momento del genere Crespi dà un riposo a Scoonie Penn, lasciando Malaventura assieme a Milic e Smith sotto canestro. Res e Archibald, 2 su 2 di Marco Milic, l'eroe della gara di andata, quella che se persa avrebbe chiuso l'Eurolega della Scavolini. Fujka che vede il suo passaggio deviato da Charlie Smith, 4 minuti 32 secondi al termine, non può rilassarsi adesso nella maniera più assoluta la Scavolini. Bodiroga rifiuta il tiro, non lo può rifiutare Ilieschi, ma lo sbaglia, e il rimbalzo è ancora Arpio da Thomas Ress. Sospetto secondo tempo di Dejan Bodiroga. Esattamente, Dejan Bodiroga molto, ma molto sottotono. Malaventura per Ress, ancora per Malaventura, corre il cronometro, pugno, la chiamata di Malaventura, si allontana Milic, pick and roll singolo con Archibald, attacca Malaventura, arresto, tiro! Questa è classe, non è acqua, questo è Matteo Malaventura. E questo sono più 17 per la Scavolini, magro 4-0-0 da giocare. Palleggio per Vlado Ilieschi, blocco di Fusca, va dentro Ilieschi, schiaccia per terra per Bodiroga, che di esperienza porta a casa il canestro, il fallo di Archibald, il tiro libero supplementare e la rabbia di coach Crespi. Marco Crespi conosce queste cose e non le conosce Archibald, purtroppo. Archibald sta spiegando con Archibald, marca Bodiroga, non lasciarlo ricevere la palla, vedrà che le cose vanno meglio. Vero, peraltro ben difficilmente su una situazione di punteggio e tempo diverso quel fischio sarebbe arrivato, ma è naturale che sia così, anche perché Dejan Bodiroga si è guadagnato sul campo con il sudore, con i fatti, il diritto a chiamarsi Dejan Bodiroga. Stasera proprio i tiri liberi non gli vanno, come il resto del gioco. Stranissimo di lui, che non sbaglia mai e questa volta le ha sbagliate. Charlie Smith si fa raddoppiare vicino a centrocampo, poi Ress riceve, va per schiacciare, viene mandato in lunetta dal fallo duro maleale di Gregor Fučka. Oserei dire che i compagni si fidicchiano di Thomas Rest. Well, stanno cercando lui in questo momento qua, sanno che 2-13 è un atleta. Guarda questo qui, va per schiacciare, ovviamente il fallo le impedisce di farlo, però lo beccano con i passaggi. E voglio, Flavio, dire, grandissimo partito di Marco Milic questa sera, ordinatissimo, una cosa proprio bravissima. E il fallo è antisportivo di Gregor Fučka, a due liberi e possesso per la Scavolini, sbaglia Rest il primo, si alza sulla panchina Scoonie Penn, qualcuno se ne va già dal Palau Blaugrana. Io credo che ancora ci sia necessità di stare lì con la testa per Pesaro. Rest fa 1 su 2 ai liberi, adesso c'è un possesso per la Scavolini. 3 minuti 43 secondi, 3 minuti 43 secondi al termine, rimessa di Milic, si libera Charlie Smith, recupera su di lui Navarro, il palleggio di Marco Milic nella zona di Grimau. Non credo che sia il momento di sfidare in palleggio gli avversari per far vedere quanto si è bravi a palleggiare, ma di far circolare quella palla. Smith attacca Navarro, alza la parabola, ancora una volta la classe del ragno, Charlie Smith, più 18 Pesaro. Più 18 è magro, 3 minuti e 20 secondi, devono difendere, non cercare l'intercettamento e le palle rubate. Fučka per Ilieschi, Grimau ancora chiamato al tiro, incredibile, allora, tripla di Rugger Grimau. Allora basta, io devo cambiare, allora Flavio, mi mangio, posso ritrarre ogni cosa. Ho detto Grimau non è un giocatore di pallacanestro, non è un tiratore, e lui piazza 4 su 4 da 3, non 4 su 4, ma 4 canestri da 3. No, no, 4 su 4. 4 su 4, mamma mia, allora... ma è così, Grimau 1 su 17 prima di stasera in Eurolega, 4 su 4, Penn 10 su 40, stasera 7 su 9, diciamo che hanno fatto pari, va. La legge dei grandi numeri, Flavio, e qui Marco Milic che non fa mai un tiro libero, adesso ne ha 3 in fila, non voglio neanche aprire bocca su questo. Secondo tiro libero per Milic, sbagliato il rimbalzo di Archibald, Fučka si fa scavalcare dal pallone, Milic non vorrebbe andare dentro ma è troppo facile, segna Milic. Scavolini 9-4, Barcellona 7-6, ultimi 3 minuti, si sta svuotando il Palau Blaugrana. Fučka con un tiraccio sbagliato che rimbalza nell'angolo, Navarro chiamato ancora all'azione da Bodiroga, tiro stranissimo di Navarro, sbagliato, rimbalzo di Res che rischia di buttare via la palla, salva Capriccavoli Smith ma perde poi la palla a Bodiroga per Navarro che mette un piede fuori, gli arbitri non lo vedono, Bodiroga segna
continua a correre il cronometro, ma sempre troppo lento per i gusti dello staff tecnico, dei giocatori, dei tifosi, dei dirigenti della Scavolini, che stanno soffrendo qui a Barcellona e a casa, attaccati al televisore consegnato per Charlie Smith. Con lui c'è Bodiroga, Milic dice apriamo il campo, Bodiroga va a commettere fallo su Charlie Smith, 2 minuti e 19 secondi, 2 minuti e 19 secondi. Sono 16 punti, scuri per in panchina, non più in panchina, arriva per controllare, gelare la palla, è Thomas Resch, sì. E adesso un'altra delle mosse della Scavolini del nuovo corso sul terreno di gioco, Archibald assieme a Milic come secondo lungo, più Penn, Malaventura e Smith, la situazione ideale per provare a trattare il pallone. Ma come fa Avelino, una squadra piccola, squadra veloce, squadra tecnica, Charlie Smith, i tiri liberi negli ultimi minuti contro Barcellona, non è mica un granché, eh? No, mica un granché per il resto, però un granché, tra l'altro primi due tiri liberi della partita di Smith, ma criticatelo voi se volete, ne ha messi 24 con pochissimi tiri, 13. Uno degli errori della serata, lui assolutamente, Malaventura non mica male, eh? Bodiroga non tira neppure in questa situazione in cui si era aperto il Mar Rosso davanti a lui, cerca uno scarico deviato dalla difesa della Scavolini, 2 minuti e 9 secondi. Si potrebbe far correre un po' quel cronometro, per favore, rimessa ancora per Dejan Bodiroga, lo scarico per Grimau, forse il fondamento, palla schiacciata per terra per Fucca, mano sinistra, non spende giustamente il fallo Marco Milic, che quel cronometro lo vuole davvero far correre, ultimi 2 minuti adesso, palla nelle mani di Charlie Smith, schiaccia per terra per Scuni Penn, Penn vede Milic davanti a tutti, bravo Milic che non arrischia, va indietro da Malaventura che poi trova Scuni Penn, mandato in lunetta dal fallo di Grimau, attenzione perché normalmente Penn in Eurolega è un tiratore di liberi poco affidabile, 55,5%, però è lo stesso Penn dell'83,3% nel campionato italiano. Well, Scuni Penn però questa sera è stato deciso e veramente per la terza volta qui, grandi abbracci in panchina Scavolini. Devo complimentarmi con Marco Milic, giocatore di ordine questa sera, e quando mai avrei detto, Flavio, Marco Milic giocatore, io ho criticato Milic a sangue per non essere un giocatore ordinato, questa sera è stata una roccia. Secondo tiro libero per Scuni Penn, dentro anche questo, la Scavolini ha un possesso dai 100 punti e a 100 secondi, poco più, da un sogno, da un incredibile sogno, Ilievski fino in fondo a segnare, ma nelle facce dei giocatori del Barcellona adesso c'è tanta rassegnazione, non cercano neppure il fallo, palleggio per Charlie Smith, fino in fondo Smith cerca lo scarico, la palla arriva in mano a Archibald che tiene il perno due volte, poi si fa stoppare, Milic va a spendere il fallo su Grimau, non proprio l'azione del secolo, però un errore glielo vogliamo concedere a questi qui. Well, Archibald ha cercato la finezza sotto canestro rovesciata, vai su dove sei, sei 2-11 ragazzo, è un gran fisico, salti bene, sei forte, hai le mani buone, vai dritto. 16 punti in questa pazzissima partita di Rugger Grimau, diventano 17 per lui, 4,2 in Eurolega, 4,2 in ACB prima di stasera, un primo piano di un signore che qualche mese fa faceva il commentatore per Sky Sport, 2 su 2 di Grimau, poi la palla schiacciata per terra di Malaventura per Milic, 1,25 corre il cronometro, Penn per Malaventura che non viene pressato dal Barcellona, lavora in palleggio, non si intende con Scuni Penn che tiene in campo il pallone all'ultimo momento, lancia Fucca, Grimau mantiene il controllo della palla, poi Ilievski che attacca in penetrazione, si arresta oltre il limite di frazione di passi, Grimau da tre, figurati se non mette anche questa, 5 su 5 da tre di Rugger Grimau, 9-7-8-7, la Scavolini si complica un po' la vita, ma ovviamente c'è anche una fatica psicologica nell'essere avanti sostanzialmente dal primo secondo di partita, direi 2-0 Barcellona e poi sempre avanti la Scavolini, viene raddoppiato Scuni Penn che rischia il pasticcio e poi Fucca fa fallo da dietro su Milic, peggio non si può attaccare in questa situazione di come sta facendo la Scavolini, 55 secondi però e 8 decimi, Scuni Penn ha fatto una roba da non playmaker, contro Pressing ha fermato il palleggio e poi ha azzardato per la seconda volta un passaggio, non lui la seconda volta, Scavolini la seconda volta un passaggio cieco, c'è proprio uno, spero che qualcuno riceva questo passaggio. Però è abbastanza normale quando giochi una partita del genere e vedi lo striscione del traguardo, smetti di attaccare, cominci solo a tenere il possesso di palla, perdi aggressività e allora viene fuori la stanchezza, la tensione, tutto il resto. Esatto, e perdi il ritmo che avevi, che ti ha portato a questo punto qua.
Milic col secondo tiro libero sbagliato, anche questo il rimbalzo è per Grimau, in palleggio Grimau, adesso deve fare sul serio la Scavolini, saltato Pen, Grimau fino in fondo, Smith con un gran capolavoro permette il recupero di palla ad Archibald che deve liberarsi del pallone, lo fa per Malaventura, Malaventura in frenata mantiene vivo il possesso, poi il piede perno di Malaventura che viene pressato e poi colpito fallosamente da Vlado Ilieschi. 36 secondi, 9 decimi. E 9 decimi, e qui Malaventura ha la possibilità di chiudere ogni conto qua. Il fallo di Vlado Ilieschi, non a caso in lunetta per questi due tiri liberi c'è Matteo Malaventura, una notte da ricordare per il ragazzo pesarese, segna il primo, aveva tirato 5 liberi in tutti l'Eurolega e ha 5 tentati in questa partita. È già 16 punti, va per 17, quindi se non sta attento farà 20 punti. Segna Malaventura e adesso veramente quello striscione è vicinissimo, non può ancora alzare le mani la Scavolini, adesso sì, la prende Milic, passa la metà campo, Scuni Pen dietro per Archibald, mandato in lunetta dal fallo della frustrazione di Dean Bodiroga. Archibald vorrebbe dire un paio di cose al giocatore del Barcellona, è il simbolo della partita. Comunque vada, la Scavolini vince a Barcellona, vola ai playoff, la Scavolini ai playoff. Mamma butta la pasta perché è cotto a Barcellona proprio al punto giusto, e Bodiroga non ho mai visto lui fare un fallo di quella cattiveria in quella situazione come ha fatto lì Dean Bodiroga, infatti esce ed entra la gioia per la Scavolini. Mamma mia, nomen omen, che gioia. La gioia è figlia di Pino La Gioia, quindi veramente anche lui fa un debutto qui in Eurolega, chissà, 28 secondi dalla fine. E qui Archibald piazza, vediamo se lui ha migliorato nei tiri liberi un attimo qua. La gioia dentro per Charlie Smith, Archibald segna, è pronto anche il cambio per festeggiarlo sulla panchina, pronto a tornare Thomas Ress, applausi di Smith, applausi di Mottola, sorriso per Rannico in panchina per onor di firma, 28 secondi, la Scavolini è a 100, segna Archibald, è fatta, Pesaro passa a Barcellona, questa incredibile, incredibile, incredibile Eurolega della Scavo, non è finita. E 100 punti, 101 per l'esattezza, una prestazione di tacco davvero micidiale. 6 volte era venuta a Barcellona la Scavolini, 6 volte aveva perso, qualche volta con 30 punti di scarto, qualche volta con uno come nell'89, Grimau finalmente sbaglia un tiro da 3, stavolta è vittoria per la squadra di Marco Crespi, per Crespi davanti a Fucca e Bodiroga, due giocatori che ha allenato, due giocatori che hanno portato il Barcellona sul tetto d'Europa, non potranno difendere il titolo che non è ovviamente quello della passata stagione, ma di 2 anni fa. Finisce Scavolini, Avalanga, 101 a 87, 25 incredibili punti di Scuni Pen, 24 di Smith e poi 17 Malaventura, 8 Ress, 10 Archibald, memorabile. Qual voglia dire i due giovani Ress e Malaventura, premio per loro, ordini che ha dato Marco Milic questa sera eccezionale, ovviamente pareggio per MVP per la serata. Scuni Pen e Charles Smith sono stati veramente cannoniere davvero eccezionali. In 7 giorni la Scavolini ha battuto Real Madrid, Fortitudo e Barcellona, e il Barcellona a Barcellona essendo in testa 39 minuti su 40, veramente una grande soddisfazione vedere una squadra italiana venire a Barcellona e giocare così, ed è una squadra italiana che in campionato è 13 vinte e 13 perse. Con la cosa più strana della vita. Comunque io dico, Flavio, che questa è una delle più grandi vittorie nella storia della società Scavolini, veramente qui a Barcellona, ma non solamente vinto, vinta da grande squadra. E coach, non è politically correct, però due parole per Marco Crespi ce le dobbiamo e possiamo permettere. Well, esattamente, dalla sua squadra. Sai perché, Flavio? Perché la sua squadra ha giocato come lui ha chiesto a loro di giocare la partita questa sera. L'ha interpretato la sua parola in campo perfettamente. Preparazione, c'è proprio una fotografia. E io l'ho sempre detto che è un grande coach. Ha detto, fate 17 su 28 da 3, che cosa ci vorrà? Ordine da Crespi, no, Jay? A volte dice, ragazzi, non ho avuto un'idea. Fate 17 su 28 da 3. Ma a parte questo qui, sono stati preparati mentalmente, fisicamente, psicologicamente, proprio al punto giusto. Complimenti a Marco Crespi, ovviamente.
21 di Grimau, 19 di Navarro, 17 di Bodiroga. Finisce qui l'Eurolega di Bodiroga nel Barcellona, anche se c'è l'ultima partita da giocare per onor di firma. Bodiroga che al termine di questa stagione, mi sembra, dopo questa gara difficilmente resterà in Catalogna. È una serata invece quella catalana da ricordare per sempre, per Scoony Penn, l'eroe delle triple, per Malaventura, per Charlie Smith il ragno, per Tommy Resi il re dei rimbalzi. Festeggiano tutti ed è tutto dal Palau Blaugrana, anche per Dan Peterson, con un saluto e un ringraziamento da Flavio Tranquillo. Nel cielo Sky c'è sempre qualcosa che ti fa sentire un po' speciale. Oggi trovi un regalo inaspettato. I canali option ai quali non sei già abbonato, gratis per tutto il mese di maggio. Basta registrarsi entro il 10 aprile su www.skytv.it. Lasciati coinvolgere. Sky ti sorprende sempre. Come Sky Sport, nessuno. Il fascino, la tradizione, il sogno di ogni tennista, vincerlo almeno una volta. Tutto questo si chiama Wimbledon. Un torneo a tappe lungo un'intera stagione dove tutto può succedere. È lo spettacolo dei Master Series. Ma non basta, tanti grandi appuntamenti, perché i re della racchetta non si fermano mai. Il tennis così è solo su Sky Sport. Le mani che lavorano e si sporcano hanno bisogno giorno dopo giorno di un'attenzione particolare. Nettuno, igiene e protezione per le mani che lavorano. Un momento d'attenzione. Quando le gengive sono infiammate e doloranti, di solito c'è un attacco batterico in corso. Per questo nasce Tantum Orosan. Tantum Orosan, il colluttorio che allevia i sintomi dolorosi, le infiammazioni e in più uccide i batteri che ne sono la causa. Dolore e infiammazioni a bocca e gengive? Tantum Orosan, attivo sui sintomi, attivo sulle cause. È un medicinale a base di benzidamine e acetilpiridinio. Leggere il foglio illustrativo. A controindicazioni può avere effetti indesiderati. Hug è stata una grande scoperta. Per me il caffè vuol dire stop, pausa. E con Hug la pausa me la prendo ogni volta che voglio. Buono. Caffè Hug, il piacere di un gran caffè, ogni volta che vuoi. Fred! Sono Paul, ti ricordi? Nick Charles. Le devo parlare. Sua moglie Nora. Quel delitto mi sembra interessante, perché non te ne occupi? E l'inseparabile Asta. Che nessuno di voi si muova. Le brillanti indagini di famiglia in quattro celebri film. Veniamo subito. Dal genio di Dashiell Hammett. Ucciso. Myrna Loy. Alza le mani o ti spacco in due. William Powell. Ti voglio bene perché conosci gente tanto meravigliosa. L'uomo ombra. Ogni domenica alle 20:45 su Sky Cinema Classics.